Уважаемые коллеги, дорогие друзья, gentili colleghi, cari amici, buongiorno, sono le 11. Se nessuno dovesse obiettare, vorremmo partire con la nostra videoconferenza, con la nostra tavola rotonda. Oggi come oggi abbiamo un evento oltremodo interessante, un incontro che ha avuto luogo l'11 giugno, dedicato appunto questo convegno al movimento della resistenza, alla partecipazione dei cittadini sovietici a questo movimento. Abbiamo sentito rapporti oltremodo interessanti da parte dei colleghi provenienti da vari paesi. In modo particolare volevo ringraziare Piero Beldi per l'intervento a quella conferenza, che è vicepresidente dell'Associazione dei Partigiani Stella Alpina. Sappiamo quanto si fa in Italia per conservare la memoria degli eroi della resistenza. Conosciamo molto bene il nostro bravo amico Massimo Eckli, che non so se è italiano o russo, ormai mi confondo sempre, ed ecco che è nata l'idea di riunirci di nuovo oggi per continuare questo discorso anche con l'esperienza italiana. Abbiamo insieme a noi l'accademico Alessandro Ciubarian, che è direttore scientifico dell'Istituto della Storia Generale presso l'Accademia della Scienza Russa. A lei la parola. Grazie, gentili colleghi e amici. Mi fa estremamente piacere essere presente oggi a questa riunione. Signor Mogilevski ha già sottolineato che abbiamo avuto un primo incontro un mese fa. Ed è estremamente positivo che andiamo avanti con questa tradizione. In generale, il movimento della resistenza negli anni del secondo conflitto mondiale è parte importantissima della storia della seconda guerra mondiale, visto che stiamo celebrando i 75 anni dalla vittoria alla sovietica, dalla vittoria generale nella seconda guerra mondiale, che ora assume forme diverse. Il movimento della resistenza è stato un movimento organizzato in una serie di paesi. Stiamo parlando di partigiani sul territorio sovietico, su alcuni fenomeni sul territorio europeo. Era comunque una manifestazione della volontà della gente che si trovò sotto appunto l'occupazione nazista, e la volontà di preservare i valori della propria patria e appunto la tendenza di porre fine al nazismo. E alla fine è la lotta per la sopravvivenza delle proprie famiglie, dei propri vicini. La resistenza ebbe appunto una diffusione vastissima nei vari paesi europei, vi compresa anche l'Italia, Francia, il Belgio, anche in Polonia. L'altra volta abbiamo parlato moltissimo della presenza sovietica nella resistenza europea, ed è una pagina notevole nella storia europea, nella storia della guerra, nella storia del nostro paese, della Russia contemporanea. Quindi è un contributo da parte nostra alla memoria storica. Per quanto riguarda la resistenza strettamente italiana, ha svolto un ruolo importante per la lotta contro il nazifascismo. Conosciamo i nomi di persone che sono rimaste nella storia non solo d'Italia ma di tutta Europa. E commemoriamo queste persone. La nostra tavola rotonda di oggi è importante anche per un ulteriore sviluppo con il nostro rapporto con i colleghi italiani. Dobbiamo diversificare questi legami. Recentemente abbiamo fatto pubblicare un libro congiunto
con il mondo universitario italiano sulla Seconda Guerra Mondiale, e la tavola rotonda di oggi sarà appunto un motivo in più per rendere più attivi i nostri legami con i colleghi italiani. Mi rivolgo con un saluto personale ai colleghi italiani presenti alla conferenza di oggi, augurando a tutti noi un successo di questa tavola rotonda. Grazie. Grazie signor Chevarian per il suo saluto così ricco di contenuto. Vorrei precisare, perché secondo il programma il prossimo saluto spetta al console onorario, vicepresidente dell'Associazione degli imprenditori italiani in Russia, Vittorio Terembini. So che ci sono delle difficoltà con il collegamento. È collegato il signor Terembini per il momento, quando ci raggiunge, quindi gli diamo la parola. Io da parte mia vorrei innanzitutto, prima di continuare la nostra discussione, vorrei aggiungere qualche parola a ciò che ha detto l'accademico Chevarian. Ha nominato tre obiettivi della nostra riunione odierna, soprattutto importante il discorso, il tema del discorso che ci permetterà di ricordare quegli eroi, quei partigiani e soldati che parteciparono alla lotta contro il nazifascismo sul territorio italiano. Si tratta sia dei cittadini italiani e dei rappresentanti delle altre nazioni, non ha tanta importanza. Poi, secondo, senza dubbio, ci presenta importante qui in Russia sentire che cosa si fa in Italia per quanto riguarda la conservazione della memoria dei nostri connazionali, ciò che riguarda sia la popolarizzazione del loro contributo alla vittoria comune, e sentire le proposte vostre, cari colleghi italiani, che aiuto potremmo prestare in questa causa molto importante. Poi nel corso delle battaglie sul territorio italiano molta gente, molti cittadini sovietici molti sono stati insigniti delle onorificenze, non subito. Sappiamo che Fyodor Politaev è stato insignito della massima onorificenza statale sovietica solo 20 anni dopo la vittoria. Non è escluso che ci sono delle persone nei riguardi dei quali c'è l'informazione che fecero le geste eroiche, ma a causa di alcune circostanze ben chiare non sono stati insigniti delle onorificenze, e noi possiamo anche parlare di conferimento post mortem delle onorificenze a quegli eroi della resistenza italiana. E mi sembra che questo è uno degli argomenti sui quali possiamo pensare e discuterne. Sapete, cari colleghi, la nostra conversazione ha un carattere di un dibattito storico sugli studi, sui problemi della storia. Il veterano della Grande Guerra Patria e partecipante alla resistenza, Nikolai Orlov, noi valutiamo altamente la possibilità di parlare. Prego, diamo la parola a Nikolai Orlov. Ну я Орлов Николай Иосифович.
Grazie, mi chiamo Orlov Nikolaj Iosifovich, che cominciai la mia guerra all'età di 15 anni, appena laureatomi dopo i 7 anni di studi presso la scuola di Velikopolsk. Ed ecco che cominciò la guerra, un evento tremendo, visto che scattò di punto in bianco. Il movimento veloce delle truppe tedesche nei primissimi giorni della guerra era nato nella regione di Znamensk, nella zona di Vyazma, presso Smolensk. Il 7 ottobre la nostra zona venne subito occupata dai tedeschi, essendo stata immediatamente organizzata una prima formazione dei partigiani sotto la guida del primo vicepresidente della sezione del Partito Comunista della zona. Dopodiché, il 17 gennaio, abbiamo avuto l'intervento di uno sbarco organizzato dall'Armata Rossa, quindi un forte supporto da parte dell'esercito regolare per organizzare una resistenza vera e propria, che fino al 25 maggio la regione di Znamensk fino alla città di Dorogobuj abbiamo organizzato una vera e propria zona più diffusa dei partigiani, in cui fu ripristinato il potere sovietico dentro il territorio occupato dai tedeschi. Ed ecco che, secondo il mio pensiero, che questa zona dei partigiani, i partigiani in persona, danneggiarono parecchio l'esercito tedesco che ha occupato la zona. Eravamo duri a morire, per dire, avendo fatto un reggimento dei partigiani vero e proprio. E quindi attorno al 25 maggio, dopo una settimana di forti piogge, con tutte le strade andate a male, abbiamo avuto una forte offensiva dei tedeschi contro le forze partigiane. I partigiani, ahimè, non riuscirono a fare resistenza a questa offensiva tedesca, che andò di nuovo sotto il dominio dei nazisti. Sono rimasto ferito, i partigiani si ritirarono presso le foreste di Bryansk, io invece ero rimasto sotto la cura della mamma. È così che partì la mia esperienza personale nel territorio occupato dai tedeschi. Un giorno i tedeschi organizzarono appunto un rastrellamento, in seguito al quale tutti i ragazzi, tutte le femmine fino all'età di 15 anni furono deportati prima in un campo di concentramento nella nostra regione di Znamensk, dopodiché fummo riportati nel territorio bielorusso, caricati nelle carrozze, per poi
finire nel territorio europeo e finalmente italiano, nei pressi di Ravenna? C'era un mattonificio presso un paese del Ravennato e in cui fu fatto un campo di concentramento vero e proprio. Nel momento dello sbarco americano, andando verso il sud, la nostra colonna, mentre ci stavano trasportando a sud per fare le trincee contro l'offensiva anglo-americana, sono riuscito a fuggire durante questa fase di trasporto. Sono riuscito a fuggire tra Arezzo e Firenze, appunto dalla cattività militare, vagabondai a lungo per i monti della zona fino a San Marino, fino a Rimini. Sulla pianura, per ben 2 settimane girai per l'Italia senza conoscere la lingua. Pensavo di morire da un giorno all'altro, essendo stato appunto il regime fascista per primo a instaurarsi nel vostro paese, però la gente locale, la gente oltremodo ospitale e amica, fece sì che potremmo unirci alle forze di resistenza nella regione di Forlì, nella zona di Forlì, e poi ci unimmo all'ottava brigata garibaldina. Un'offensiva tedesca che non tardò a effettuarsi contro appunto le forze partigiane nella zona di Forlì, i comunisti. Дело получилось так, что пришлось итальянцы переправили нас 14 человек в бригаду. Ci fecero trasportare noi altri 14 persone presso la quarta brigata, che si trasformò in quella 36esima, una brigata garibaldina che portava il nome di Biancovicini e che operava tra Bologna, Forlì. На этом перекрестке там три дороги. Нам приходилось их обязательно перерезать, чтобы снабжение. Avemmo un compito di tagliare la comunicazione stradale per preservare appunto l'approvvigione delle truppe tedesche da nord a sud. Ecco come capitai in Italia. Ormai mi sono prolungato un po'. E sono pronto, comunque sono disposto a rispondere a eventuali domande come credete necessario. E ad ogni modo sono felice di aver avuto un invito a questo ottimo convegno, questo bellissimo incontro con i colleghi italiani, con i colleghi russi che si occupano della ricerca inerente la lotta
per la nostra causa comune anche nei, nei paesi stranieri. Poi per un lungo tempo, a partire dal 58, mi sono impegnato presso il Comitato dei Reduci di Guerra Sovietici, poi presso l'associazione URSS Italia, poi presso la Rosso Sotrudnicistvo, appunto per la causa dell'istruzione patriottica dei giovani, sia a Mosca che in patria mia, come nella regione di Odinzhof, dove ho lavorato e dove sono in pensione. Ecco in breve la mia storia personale. Vorrei sicuramente sentire... anche i contributi dei colleghi italiani. Qualcosa ho sentito in lingua italiana, ora ho capito qualcosa, però preferirei dare a voi la parola. Grazie mille. Grazie mille, signor Orlov. Grazie per il suo contributo personale che ha fatto nella resistenza italiana, per il suo contributo personale nella vittoria. Grazie di essere tuttora in dotazione per promuovere la causa della verità che ha bisogno di essere difesa. Sì, mi do da fare, mi do da fare per essere fra i primi seguendo la strada giusta. Grazie, le auguriamo comunque salute, forza e vigore, quindi può contare su di noi. Ora ho visto che si è attaccato, si è allacciato alla nostra conferenza il console onorario d'Italia in Russia, signor Torrembini, a lei la parola. Scusate per questo ritardo, ma per le ragioni tecniche non sono solo console onorario, ma anche come rappresentante dell'Associazione degli Imprenditori Italiani in Russia. Siamo interessati a continuare questi studi per conoscere di più sulla presenza dei partigiani di origine sovietica, la mia famiglia in particolare, e mio padre che partecipò, che combatté in casa mia viveva Vasilij Pivovarov, un partigiano sovietico, e io non solo come rappresentante italiano, ma anche personalmente mi commuovono sempre le iniziative che sono molto importanti al giorno d'oggi, quando molti rappresentanti delle associazioni giovanili neofasciste, anche alcuni leader dei paesi europei fanno tentativi di riscrivere la storia della Seconda Guerra Mondiale, ma dobbiamo sempre dire la verità, e purtroppo in Italia al giorno d'oggi, fino ad ora, tutta la verità di ciò che fecero i partigiani sovietici, poca verità fu scritta e pubblicata. Quindi io vi faccio i complimenti per la vostra iniziativa e tutto il sostegno che posso dare, sono disposto a farlo. Grazie mille. Grazie. Si dà la parola a Piero Beldi, vicepresidente dell'Associazione dei Partigiani Stella Alpina. Buongiorno a tutti. Devo dire che mi ha commosso l'intervento del compagno Orlov, per la sua testimonianza importantissima,
E penso che sia importante continuare a fare memoria e a contrastare tutto il tentativo di rovesciare un po' la storia. Io l'argomento che ho scelto è i garibaldini nella Valsesia. Le formazioni partigiane della Valsesia nacquero, come tante altre del Piemonte e Lombardia, in una valle alpina. A differenza di quanto avvenne però in tutte le altre zone, il movimento fu e si mantenne esclusivamente garibaldino, dalle origini fino alla liberazione, e dal luglio del 44 alla fine operò ed ebbe le sue basi quasi esclusivamente nella pianura novarese e vercellese. I gruppi di resistenza sorti nel settembre del 43 in Valsesia furono quattro. A Scopello, Alta Valle, si concentrarono una ventina di ufficiali di complemento novaresi fuggiti alla cattura da parte dei tedeschi. Ma mentre questo gruppo non ha legami con le forze politiche antifasciste della Valsesia, gli altri tre gruppi invece hanno una matrice comune, l'unità antifascista valsesiana e l'appello alla resistenza armata lanciata il 12 settembre del 43 da un comitato di liberazione nato il giorno successivo a quello dell'armistizio e che raggruppava comunisti, socialisti e liberali. Questo nucleo dirigente che ebbe in Moscatelli, comunista militante, reduce dalla galera fascista, il principale animatore, non si limitò a prese di posizione verbali, ma mobilitò i suoi membri nella ricerca dei mezzi finanziari, dei viveri e del vestiario occorrente alla vita dei gruppi di resistenza. Così potevano formarsi ed assolvere a qualche primo compito i restanti tre gruppi. A Varallo, Media Valle, un gruppo di ex militari in maggioranza alpina, sottufficiali e soldati, tornati a casa con le armi, si erano riuniti con lo scopo abbastanza preciso di non cadere nelle mani dei tedeschi, di non collaborare coi fascisti. Dirigono questo gruppo i sergenti maggiori Musati, Ranghini e l'alpino Rastelli. Essi prendono contatti con esponenti antifascisti locali, ottenendone la solidarietà, aiuti in viveri e denari. A Grignasco, Bassa Valle, il movimento si articolò originariamente in tre distinti nuclei che si fusero in un unico gruppo nell'ottobre. Animatori erano i vecchi antifascisti Vinzio e Geddo e ex ufficiali altri. A Borgo Sesia, il primo nucleo di resistenza si formò intorno a Vincenzo Moscatelli, che riunì tutti i vecchi antifascisti, operai, socialisti, comunisti, insieme ad un altro gruppetto di ex combattenti, tra cui Zampieri e un ufficiale di carriera, Gastone, che a Novara si era sottratto con l'intero reparto dell'aeronautica da lui comandato alla cattura dei tedeschi. È fuori dubbio che questo nucleo, per la qualità e la preparazione politica del suo capo, Moscatelli, assunse immediatamente una funzione di avanguardia e catalizzatrice sull'intero movimento. Moscatelli, fin dal 9 settembre 43, mobilitò tutte le forze del gruppo al recupero di armi e munizioni della zona, nel biellese e nel novarese, con incursioni in depositi, magazzini, caserme, e prese immediatamente contatto con tutti gli altri gruppi di resistenza e con le forze politicamente attive a Varallo, Grignasco, Quarona, con l'obiettivo di creare un'organizzazione unitaria al movimento di resistenza nella intera Valsesia. Quando ancora non esistevano le brigate e i distaccamenti, ma solo delle bande, quelle della Valsesia si distinguevano non per il colore politico dei comandanti, ma semplicemente con il nome della località presso cui erano dislocate. La chiave principale del successo che le brigate garibaldine della Valsesia ebbero, non solo nella valle che le vide nascere, ma in gran parte della provincia di Novara e nella pianura del Vercellese orientale, deriva dalla capacità dimostrata da Moscatelli nel dare vita subito a un movimento unitario, non di partito. Grazie alla unità politica immediatamente creatasi, anche quella militare ed organizzativa, si realizzò facilmente alla fine dell'ottobre del 43.
Il 29 ottobre il gruppo dirigente del nucleo di Borgosesia, che aveva fino allora vissuto in città, dovette raggiungere unitamente a Moscatelli la base montana di Celio, dove erano già accantonati, inattivi e disarmati, parecchi ex prigionieri sbandati. Quel giorno Moscatelli e Zampieri erano stati trattenuti prigionieri nella caserma dei carabinieri per essere trasferiti a Vercelli dietro ordine del comando tedesco. L'assalto alla caserma, organizzato prontamente dai partigiani, ha pieno successo e i prigionieri vengono liberati pochi minuti prima dell'arrivo di una cinquantina di tedeschi in pieno assetto di guerra. Dal novembre del 43 comincia la vera guerra partigiana e dà inizio la prima organizzazione militare dei reparti, la ricerca di una dislocazione tattica, la selezione dei quadri fatta su base elettiva, quasi sempre coincide con il coraggio e lo spirito di iniziativa dimostrati in combattimento o nel risolvere le situazioni più difficili. Il distaccamento del Briasco prende il nome di Gramsci ed entra a far parte organica della seconda brigata Garibaldi. Il darsi una struttura e finalità garibaldina è cosa naturale per tutti, dato che il commissario della formazione, Moscatelli, comunista che ha pagato di persona durante il fascismo, è il capo riconosciuto della resistenza in Valsesia. Dato che Ciro, Eraldo Gastone, anch'egli comunista, è un ufficiale di carriera che condivide però i disagi di tutti e infonde fiducia con la sua calma e la sua fermezza. Ma la cosa è naturale soprattutto perché a nessuno si chiede la tessera del Partito Comunista. Non si fa alcuna pressione sui partigiani perché diventino comunisti e l'iscrizione al partito non ha influenza determinante nella scelta dei quadri. La sensibilità unitaria del comando è così viva che nel marzo del 44, quando il distaccamento è già diventato una brigata e la fama dei garibaldini della Valsesia esercita già un notevole richiamo sui giovani del novarese e delle province lombarde e piemontesi confinanti, viene abbandonato il nome prestigioso ma spiccatamente comunista di Gramsci per assumere quello di Rocco, uno dei primi eroi caduti della formazione. Il prestigio e la fiducia acquisiti dal comando coi primi numerosi vittoriosi scontri col nemico nei mesi di novembre e dicembre e con lo sganciamento quasi senza perdite dai rastrellamenti del gennaio e aprile 44 costituirono un efficace cemento unitario oltre che un richiamo sempre più forte per i giovani renitenti provenienti da altre zone. Quando iniziarono le incursioni del nemico che stabilì anche dei presidi, i garibaldini valsesiani fecero come tutti gli altri partigiani piemontesi e lombardi, si portarono sulle montagne. Prima al Monte Briasco, a est di Varallo-Sesia, poi, dopo il rastrellamento del gennaio 44, molto più a nord, a Rimella, ultima località abitata di una valle laterale. Sono evidenti nella scelta di queste due località le preoccupazioni di carattere difensivo, dando per scontato l'attacco in forze del nemico e la sua superiorità numerica ed armamento, si ricercano posizioni nelle quali non si possa essere attaccati di sorpresa, dove sia possibile fare una certa difesa e da cui sia consentito portarsi con facilità fuori zona. Sotto questo profilo ideale fu la scelta di Rimella a 1200 metri d'altezza. La strada che porta a Rimella poteva essere interrotta a pochi chilometri da Varallo, al ponte della Gula, che fu minato e protetto da un terzo distaccamento. Va sottolineato che il comando aveva organizzato un servizio di informazione molto efficiente, che disponeva di due centrali, una a Novara, diretta dal dottor Ubezio, che viveva nella legalità e aveva informatori nella questura e nei comandi militari repubblichini, e un'altra in Valsesia, composto da antifascisti non ancora bruciati, dislocati in tutte le località della zona e che comunicavano a mezzo di staffette.
Nei tre mesi di permanenza della brigata Gramsci nella valle del Mastellone si abbatté anche un apparecchio, il 1 marzo, nel corso di un bombardamento aereo a Rimella, e si catturò il 20 febbraio un pezzo grosso tedesco, il dottor Popovic, operazione che consentì ai garibaldini della Valsesia di trattare da pari a pari con i tedeschi lo scambio che portò alla liberazione di tutti i prigionieri partigiani e civili della Valsesia detenuti nelle carceri nazifasciste in quel momento. Fu un fatto che diede molto prestigio alla brigata, ma che non procurò quelle armi di cui tanto si sentiva il bisogno. Il comando della brigata perfezionò i suoi piani e mise a punto una nuova tattica, alleggerendo al minimo le forze nella valle del Mastellone. Gli armati, divisi in squadre, filtrarono agevolmente attraverso le maglie nemiche e raggiunsero la Val Grande e la Balsa Valsesia, collegandosi con i distaccamenti preesistenti, dando inizio ad una intensa attività offensiva. Mentre i tedeschi e i fascisti concentravano in Valsesia, Valle Strona, Valle Anzasca, alcune migliaia di uomini per investire da ogni lato e distruggere la Sesta Brigata, subivano attacchi anche pesanti sulle strade che ritenevano sicure e nei loro stessi accantonamenti di fonte e valle. Giunti poi nella valle del Mastellone, registrarono perdite ai passi di Campelli e di Baranca, senza riuscire ad agganciare e distruggere i reparti partigiani, che, forti della perfetta conoscenza del terreno, sfuggivano secondo gli itinerari stabiliti. Si può dire che nel momento stesso in cui i nazifascisti producevano il loro massimo sforzo offensivo, si trovarono il vuoto, o quasi, dove credevano di aver circondato l'intera brigata, dovettero mettersi sulla difensiva nelle posizioni e nei presidi di retroguardia attaccati dai garibaldini. Il mattino del 10 giugno, dopo aver attaccato i nazifascisti in ritirata, i garibaldini sfilarono a Borgosesia e a Varallo con l'entusiasmo della popolazione. È la prima esperienza di zona liberata nel territorio occupato dai tedeschi. Si trattò certamente di momentanea liberazione di una popolazione di parecchie decine di migliaia di abitanti, organizzata in decine di comuni, di cui parecchi importanti. Le funzioni del governo della zona erano esercitate dal comando garibaldino, mentre i podestà erano stati sostituiti dai comitati di liberazione. La zona libera durò dal 10 giugno al 4 luglio 1944. In quei giorni l'afflusso dei giovani nelle formazioni assunse un ritmo quasi preoccupante, data l'impossibilità di armare tutti. Si provvide nella calma relativa alla costituzione di un'altra divisione, la Fratelli Varalli, oltre 1000 uomini, articolata in 3 brigate di 300 uomini circa. Il comando della divisione venne affidato ad Albino Calletti, capitano Bruno, giovane antifascista condannato dal Tribunale Speciale. I distaccamenti dislocati nel marzo-aprile nel Cusio e nella Val d'Ossola avevano nel frattempo svolto un'intensa attività, si erano rafforzati in uomini e mezzi, in modo tale da consentire la costituzione di una seconda divisione Garibaldi, la Redi, pure articolata su 3 brigate, di cui era commissario politico Pippo Coppo, noto comunista di Omegna. La seconda divisione continuò ad operare nell'Alto Novarese ed assolse ad una funzione determinante nella liberazione dell'Ossola. Moscatelli e Ciro assunsero il comando del raggruppamento delle 2 divisioni. I nazifascisti intanto concentrarono notevoli forze per investire la Valsesia da sud ad ovest. Lo schieramento difensivo resiste brillantemente 3 giorni, dal 2 al 4 luglio, anche contrattaccando. Solo il 5 il nemico entra in Borgosesia e il 7 a Varallo. Secondo il piano prestabilito, i reparti dovevano attestarsi combattendo, rallentando la marcia del nemico, ma tenendo aperte le vie per sfuggire gradualmente attraverso i 2 versanti
della valle e riportarsi in pianura, a sud dello schieramento avversario. La manovra riesce perfettamente, le perdite sono relativamente modeste e anche i disarmati hanno il tempo necessario per spostarsi o mimetizzarsi. Dal luglio 44 alla liberazione, le brigate della Valsesia, che da 3 diventano 8 su 2 divisioni, stabiliscono le loro basi ed operano esclusivamente in pianura. E questa è un'altra particolarità dei garibaldini della Valsesia. Un'intendenza di zona provvede ad approvvigionamenti senza pesare sulla popolazione. I generi prelevati vengono pagati con denaro e con buoni regolari. Le fabbriche della zona e del biellese forniscono in abbondanza le stoffe per le divise, indumenti e scarpe. Con questo tipo di organizzazione le imboscate, i colpi di mano, i sabotaggi si moltiplicano e non passa giorno che i bollettini di guerra non registrino parecchie azioni, segnalino perdite inflitte al nemico, prigionieri catturati, armi conquistate. Il comando dispone anche a Valduggia di una propria tipografia, mai individuata dai nazifascisti, dove si stampa un quindicinale e molto materiale di propaganda distribuito ai partigiani e diffuso tra le popolazioni dalle organizzazioni civili della resistenza che gravitano intorno al CLN. L'efficienza del servizio informazioni fa sì che si possa dal gennaio 45 imporre alla missione americana operante nella zona l'invio di armi a mezzo dei lanci. I lanci sempre negati in tutto il precedente periodo perché le formazioni garibaldine erano comuniste e socialiste. Furono la contropartita delle preziose informazioni fornite. Il 16 marzo del 45 i garibaldini della Valsesia sono così forti e così organizzati da concepire e realizzare un piano di battaglia che prevede la mobilitazione di circa 3.000 uomini con l'obiettivo di attaccare e far arrendere i presidi di Borgosesia, Romagnano e Fara a soli 18 km da Novara, bloccare tutti i presidi del Novarese, del Biellese e del Cusio e di impedire che da Novara e da Vercelli, sede di grossi contingenti nazifascisti, potessero giungere durante l'intera giornata rinforzi ai presidi attaccati. Le tradizioni antifasciste della Valsesia, della zona collinare e della pianura novarese hanno avuto una notevole importanza nel creare nelle popolazioni un ambiente nella quasi totalità favorevole e in ogni modo non ostile alla resistenza. Condizione questa indispensabile perché le formazioni potessero vivere, operare, muoversi, incontrando ovunque simpatia, comprensione, aiuto e collaborazione concreta. Il prestigio acquisito dai garibaldini della Valsesia, sia sul piano militare che per il comportamento corretto e per i rapporti cordiali che intrattenevano con le popolazioni, fu determinante. Questa tattica portò i garibaldini non solo a compiere colpi di mano a distanza di poche decine di chilometri dalle basi, ma escluse i numerosi rastrellamenti organizzati dai nazifascisti. Illusi. Se le formazioni operanti nella zona non fossero state tutte garibaldine, difficilmente la tattica degli spostamenti sopra descritta avrebbe potuto essere attuata con successo. Ancora più difficilmente senza un comando unico e senza una notevole organizzazione ramificata si sarebbero potuti mantenere con le popolazioni quei rapporti di collaborazione che furono la base fondamentale dei successi. Per finire vorrei soltanto dire di una pagina gloriosa dei garibaldini il salvataggio della Galleria Internazionale del Sempione. Nell'Ossola i tedeschi avevano predisposto di distruggere la Galleria del Sempione e le 17 centrali idroelettriche della valle. I comandi partigiani erano allerta sin dal 3 aprile, sono informati dell'arrivo a Varzo di alcuni vagoni carichi di 300 tonnellate di esplosivo destinato a far saltare per aria la galleria e le centrali elettriche. Nella notte del 21 aprile del 45
86 garibaldini della seconda divisione d'assalto Redi, comandati da Mirko, scendono a Varzo. La notte è nera, il vento soffia impetuosamente, ma una pioggia sferzante inzuppa gli abiti e intralcia i movimenti degli uomini. Alle ore 0:30 tutto l'abitato è circondato dai garibaldini. La strada per Iselle è sbarrata dal battaglione Camasco, quella per Crevola d'Ossola dal battaglione Fabri. Un reparto di partigiani si dirige silenziosamente verso l'albergo Tronconi, dove sono alloggiati 50 militari tedeschi. La stessa cosa avviene per un altro albergo, dove ha sede il comando del presidio tedesco. Tutte e due vengono circondati. Mirko e alcuni uomini della volante alpina si dirigono a piedi scalzi verso la stazione. Scrutano nelle tenebre per mezz'ora, cercano di individuare le sentinelle di guardia al tritolo. Infine, il vicecomandante Tarzan scorge nell'oscurità due lucine rosse e il fuoco di due sigarette accese. Le sentinelle tedesche, per ripararsi dalla pioggia, sono salite sui vagoni merci in sosta. Tarzan e Athos, armati di pugnale, si avvicinano lentamente, strisciando per terra. Arrivano ai piedi del vagone, d'un balzo sono loro addosso. I due tedeschi in un attimo sono a terra, immobile, senza un grido, senza un rumore alcuno. La stessa azione è ripetuta contro le altre due sentinelle che si trovavano in coda al convoglio. Gli uomini del distaccamento garibaldino possono avanzare, abbattono la porta del casello dove si trovano 1500 casse di tritolo. In una affannosa gara col tempo, l'azione deve essere compiuta prima che sopraggiungano le sentinelle del turno successivo. I 40 garibaldini trasportano le casse nei prati vicini, le aprono e spargono il tritolo sul greto del fiume. Poco prima delle 4 del mattino, la faticosa operazione è compiuta. Gli uomini fradici di pioggia, sfiniti dalla fatica, dispongono una lunga catena di pani di tritolo che arriva sino al casello e li cospargono di benzina. Il comandante Mirko fa allontanare gli uomini e dà fuoco all'esplosivo. Altissime fiamme si innalzano nella notte e sembrano raggiungere le più alte vette delle vicine montagne. La valle è illuminata a giorno. Il presidio tedesco, terrorizzato, fugge per la montagna temendo che tutto il tritolo esploda e Varzo venga distrutta. Nessuna disgrazia accade. La galleria del Sempione e le centrali elettriche dell'Ossola sono salve. I partigiani ritornano alla loro base cantando. L'intero presidio tedesco fugge in Svizzera. La popolazione, che è svegliata dagli scoppi e terrorizzata dall'immenso incendio, era uscita nei boschi. Resasi conto di ciò che è accaduto, manifesta la sua gioia con l'audacia dei partigiani. Termino ringraziando e concludo con il saluto della nostra partigiana garibaldina combattente Nini Costanza Arbeia, di 93 anni, che ha combattuto insieme ai partigiani sovietici in varie battaglie, e lei ricorda benissimo il contributo dei partigiani sovietici in tante battaglie. E per finire ancora, un saluto della nostra partigiana. Che ha... finito. Va bene, lascia così. Va bene così. Non si riesce. Ecco. Viva la Resistenza! Io che l'ho vissuta completamente, come partigiana combattente, viva! Grazie, grazie ancora per questa importante iniziativa. Grazie infinite, gentile signor Beldi. Un nostro caloroso saluto alla reduce gloriosa della Resistenza italiana, la nostra gratitudine, con tanti auspici di salute della fortezza dello spirito. Prima di dare la parola a chi interviene dopo di me, vi chiederei di stare dentro 10 minuti di regolamento, perché abbiamo
tanti partecipanti alla nostra conferenza. La parola si dà a Daria Puskova, che gestisce il Centro Scienza e Cultura a Roma. Buongiorno. Il mio non sarà un intervento lungo, vista la presenza di chi conosce molto più a fondo la storia della Resistenza e parlarne in maniera più interessante. Intanto mi presento, sono direttrice del Centro Russo per la Scienza e per la Cultura a Roma, in Italia. Il nostro compito principale è portare avanti il rapporto amichevole fra il popolo russo e quello italiano. Per chi non ci conosce, volevo appunto ricordare che ci siamo. Siamo operosi qui in Italia, a Roma, e siamo disposti a partecipare a tutti i progetti che contribuiscono appunto alla promozione del nostro rapporto, della nostra collettiva memoria storica. E la pagina della lotta congiunta del popolo italiano e sovietico russo nella lotta della Seconda Guerra Mondiale va un po' perdendosi. Mi sembra che ogni centesimo partecipante alla Resistenza italiana è un mio compaesano. Sappiamo molto bene che chi passeggiava qui durante i giorni della conferenza intonava i canti nazionali russi. Mio nonno, che andò catturato anche lui durante la Seconda Guerra Mondiale, se fosse capitato in Italia, sicuramente avrebbe lottato fino all'ultima goccia del sangue contro la minaccia comune, contro il nazifascismo. Un grazie particolare a Nikolaj Josifovich Orlov, che non so, attraverso tutta la guerra. Mio nonno purtroppo moriva l'anno scorso, un anno prima del suo centenario. Mi piace ringraziare le persone che in primo luogo possono raccontare la loro esperienza personale. Grazie a tutti i nostri avi che diedero la vita nella lotta contro la minaccia comune. Alla fine volevo citare una poesia scritta da Giovanni Sebaldini nel 60, poesia dedicata a Fyodor Poletaev. Mi rivolgo ai ciechi oggi. Guardate un po' la terra russa che arriva con lo splendore fino alla luna. Chi voleva spegnerlo, questo splendore? Tu, Teodoro, tu, Fyodor, impedì di farlo. Che portarono appunto nei vagoni il valore militare russo. Fyodor, oggi è il nostro anniversario, senti il mio grazie. Tutta l'Italia insieme a me dice grazie a te. Ho provato a trovare l'originale di questa poesia per poterla recitare in italiano, praticamente è impossibile farlo. Ho dovuto rivolgermi a Massimo Eckli, mio amico carissimo, così mi ha mandato la traduzione, cioè l'originale italiano. Vorrei che queste testimonianze fossero accessibili a noi altri, ai posteri, per avere maggiore informazione a portata di mano per tutti. Mi piace ringraziarvi per conservare appunto il nostro patrimonio generale. E con questa tragedia che non dovrebbe più ripetersi. Grazie grazie a lei, signora Puskova. La mia domanda è questa: ma il testo della poesia italiana è di fronte a lei? Sì. Vorrei magari chiederle di leggerlo. Forse conviene farlo in originale.
Me l'ha dato Massimo, è da un anno che sto studiando l'italiano, la poesia è molto lunga e non mi è molto agevole recitarla in italiano e chiedo in anticipo scusa ai colleghi italiani per qualche errore magari che commetto leggendo. Alle spalle dei nazi attaccanti, aprendo il fuoco e intimando la resa. Come dice il decreto ufficiale della medaglia d'oro italiana, capovolse quell'epico gesto le sorti della giornata. Ma tu, Fyodor, fratello, giacevi e la neve nell'ultimo istante ti sarà parsa la neve di Mosca. Oggi io non ti dico risorgi. Quale forza di libertà la sovietica terra spergiona, pure i ciechi per obbligo oggi hanno dovuto vedere. Tu pure sei questa forza. Non sapevano di averla portata chiusa anch'essa nei cari piombati, a contatto col popolo nostro che insorgeva per la libertà. Tu pure sei questa forza, sprigionata fin sulla luna. I bimbi con più di 20 anni che salvasti intimando la resa, oggi parlando del viaggio italiano nel grande paese di Fyodor. Oh Fyodor, io ti ringrazio. Grazie infinite, Daria Alexeyevna. Mi è sembrata un'ottima esecuzione della poesia. Grazie a te, Massimo. Grazie per aver trovato l'originale della poesia che è la nostra memoria. Ora diamo la parola appunto alla collaboratrice della Fondazione Nicolaus Bari, Giorgia Cutino. Giorgia, ci sente? A lei la parola. Sì, buongiorno a tutti. Mi sentite? Pronto? Sì, la sentiamo benissimo. Perfetto. Avanti. Grazie, buongiorno, grazie. È un onore per me poter partecipare a questa riunione importantissima per contenuti e per verità storica che va sempre ricercata. Il mio saluto e il saluto da parte di tutta la Fondazione Nicolaus che per prima nella città di Bari si è impegnata nella ricerca appunto delle fonti della presenza di soldati e partigiani sovietici nella città tra il 1943 e il 1945. La mia relazione verterà principalmente sull'influenza dell'Unione Sovietica nella resistenza italiana, con un piccolo focus dedicato appunto alla città di Bari. E l'uomo, il primo nemico del fascismo. Con questa affermazione, Vassili Grossman, con rigore e talento letterario, nel grandioso l'affresco descritto in Vita e Destino, tira le somme etiche, filosofiche e storiche del tempo di guerra. L'uomo che è ancora in grado di resistere all'onnipotente sistema di violenza e prevaricazione nel secolo feroce dei totalitarismi. La valutazione dei significati a livello concettuale e valoriale di antifascismo e resistenza va anzitutto posta sul lungo arco cronologico che coinvolse l'Europa ed il mondo, caratterizzando, secondo la celebre definizione coniata da Erich Hobsbawm, il cosiddetto secolo breve. La resistenza degli stati fu libera unione di uomini, fu opposizione della ragione contro la brutalità, con il grande scopo di irrompere nella tragicità degli avvenimenti bellici per riconquistare il diritto ad essere diversi. Il ruolo e la presenza dell'Unione Sovietica nella congiuntura politica occidentale a partire dagli anni 30 del Novecento possono essere visti sia alla luce dei fattori dipendenti direttamente dalle scelte del regime sovietico, come la pianificazione economica e la politica estera, sia
di fattori come la crisi economica e quella dei valori democratici che condizionarono la situazione dei movimenti sociali, politici e culturali degli altri paesi, nonché le rappresentazioni, le idee, i sentimenti che questi esprimevano. Il ruolo internazionale dell'URSS durante gli anni della guerra non fu e non poté essere riducibile solo all'apporto sul piano militare, ma fu un'estensione delle possibilità e delle volontà che alimentarono le resistenze e il successivo dibattito sulle prospettive del mondo nel dopoguerra. La resistenza divenne ben presto il nuovo mito e l'URSS partecipò all'alleanza antifascista dando ad essa il suo contributo e combattendo non soltanto per la sopravvivenza dall'aggressione hitleriana, ma anche per la libertà e la democrazia nell'intera Europa. La letteratura dell'epoca e la storiografia ci raccontano di un'Europa che bruciava nel fuoco, di una guerra di logoramento e della battaglia di Stalingrado come la più grande di tutta la storia umana. Si tratta di fonti del patriottismo sovietico in cui si fondono ancora oggi il culto del passato nazionale ed il nuovo ideale della patria comunista. Sta di fatto che la resistenza in Europa ed in Italia in particolare fu sì guerra di liberazione dall'aggressione nazifascista, ma anche fucina di quel processo di rinnovamento politico e sociale che alcuni storici hanno definito secondo risorgimento, in cui si posero le basi politiche per la rinascita della democrazia. Il ruolo principale della resistenza è stato e sarà ancora per le future generazioni quello di ammonire e ricordare. Pertanto si può sicuramente concordare con quanto espresso in un recente saggio dallo scrittore Marco Balzano. Se la resistenza, se la parola resistenza indica un atto limitato a reggere l'urto, la resistenza forzerà i limiti della parola. Da un opporre si passerà a un proporre. La causa comune in Italia come in Europa fu quella di unirsi per perseguire lo scopo della liberazione, il cui effetto immediato fu l'adesione delle singole coscienze alla ridefinizione del concetto di giustizia universale. In particolar modo, il movimento della resistenza italiana, in cui si fusero la ragione nazionale e la lotta antitedesca e antifascista, si realizzò con le modalità del sabotaggio, della guerriglia ed in operazioni belliche, nelle quali la parte principale fu svolta da gruppi di partigiani costituitesi per ragioni militari o politiche. Fu lotta patriottica legata ai valori della libertà, della democrazia, fu conflitto civile e di classe che, pur caratterizzato da modalità estremamente diverse nelle singole regioni, fu fucina per una grande rivoluzione sociale in grado di mettere in crisi il temibile avversario con l'insurrezione generale. Il partigiano divenne così simbolo e sintesi di un nuovo modo di essere uomo. Partigiano, scriveva Antonio Gramsci, non è solo chi parteggia o si schiera, non è solo l'antitesi all'ignavia, ma indica da subito pericolo e clandestinità. I resistenti alla tirannia o partigiani, dunque. Sin dagli anni di guerra, la parola, dal russo partisan, fu reintrodotta in Italia da Pietro Nenni, nell'accezione di membro di gruppi armati irregolari che si battono contro i tedeschi. Egli scrisse, a proposito, nello Stato operaio, l'aggressione hitleriana contro l'Unione Sovietica, la guerra che ne è derivata e nella quale l'esercito rosso e i partigiani bolscevichi hanno scritto pagine memorabili di eroismo e di gloria. Partigiano come uomo di parte fu un tempo parola italiana che si diffuse già nel XVI secolo in tutta l'Europa. Tolstoi fa sua questa parola in Guerra e Pace, descrivendo la guerriglia contro le truppe napoleoniche. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la voce partisan acquisisce una rilevanza internazionale dopo l'appello radiofonico di Stalin alla nazione il 3 luglio del 1941.
Si tratta insomma di uno slavismo di ritorno, come ha ben sottolineato Vincenzo Rioles nei Russismi della lingua italiana, in un percorso linguistico che procede dall'Italia alla Russia e poi dalla Russia all'Italia come sovietismo. C'è da aggiungere, inoltre, che nei decenni successivi alla fine del conflitto le idee e i concetti e i fatti inerenti alla liberazione, il patriottismo delle formazioni partigiane, sono divenute una vera e propria epopea che ha alimentato una notevole narrazione artistica, letteraria, cinematografica e musicale. Si pensi alla produzione in prosa e poesia di autori come Cesare Pavese, Elsa Morante, Giuseppe Ungaretti e Salvatore Quasimodo, agli acquerelli di Guttuso, alla musica popolare e all'opera di Luigi Nono, fino alla filmica di Lizzani, Lucchetti e del grande Rossellini. Storicamente, i movimenti antifascisti italiani furono influenzati non solo dagli esiti della battaglia di Stalingrado, ma anche dai racconti diretti che i soldati italiani, reduci dalla disastrosa campagna di Russia, fecero degli innumerevoli ed inumani episodi di violenza della Wehrmacht hitleriana. I soldati sovietici, dopo l'8 settembre del 1943, per lo più prigionieri evasi dalle prigioni fasciste, dai campi di concentramento e disertori dei terribili battaglioni host della Wehrmacht, si unirono ai partigiani italiani, combattendo per la liberazione del paese sia dal nazismo che dal fascismo di Mussolini. Gli storici concordano ormai su un numero complessivo di circa 5.000 volontari sovietici, georgiani, russi, ucraini, kazaki, azeri, bielorussi, tatari, che collaborarono con i partigiani italiani per un totale di circa 14.000 uomini disseminati in tutta l'Europa. Il loro contributo è motivo di ricerche e di studio da parte non solo dei loro discendenti e degli storici, ma anche di volontari che vogliono commemorare la storia e le vicende di questi eroi che la storiografia oggi definisce come resistenza migrante. La resistenza civile nel Mezzogiorno d'Italia fu prevalentemente di carattere spontaneo e in Puglia molti furono gli episodi eroici e coraggiosi di opposizione alla recrudescenza della violenza nazifascista. La città di Bari ebbe in questo senso un ruolo davvero cruciale negli anni della resistenza, divenendo crocevia di operazioni belliche, processi ideali e culturali. Lo studio sul territorio barese da me svolto si è svolto appunto su due paralleli filoni di ricerca. Da un lato ricercare le tracce e le sepolture di soldati e partigiani sovietici, dall'altro la riscoperta della cosiddetta missione segreta della Agon. Tale ricerca ha dato sinora esiti positivi, ma molte sono ancora le ipotesi che restano da approfondire. Il governo sovietico, per organizzare in modo efficace l'assistenza all'Armata Rossa e ai partigiani jugoslavi, nella primavera del 1944 stipulò un accordo con gli anglo-americani per attrezzare una base aerea sovietica a Bari Palese, donde riuscisse più facile portare aiuto. Infatti, il 17 giugno del 1944, il Comitato di Difesa dello Stato dell'URSS adottò una risoluzione sull'istituzione di un gruppo di base e aereo per il trasporto di merci militari in Jugoslavia a Bari, in Italia. Le più recenti pubblicazioni in lingua russa a tal proposito affermano che nessun'altra città italiana durante la Seconda Guerra Mondiale fu così piena di missioni militari di vari paesi alleati come Bari. La città di Bari si legò così indissolubilmente alla Russia e Bari divenne la città dei piloti russi che vivevano presso l'attuale edificio della scuola primaria Duca d'Aosta di Palese. Il gruppo dell'aviazione per usi speciali Agon effettuò nel corso del 1944 un totale di 1460 spedizioni. Gli eroici piloti della Agon, i soldati e i soccorritori,
gli uomini di ogni classe e ceto sociale, diplomatici, agenti segreti, giornalisti, artisti, poeti come il famoso Konstantin Simonov, ricostruirono quei giorni nei loro diari, nelle lettere e nelle poesie, appellando la città come la nostra Bari. Il territorio barese è descritto, ad esempio, da Pavel Mikhailov come affascinante, pittoresco, dal sole ardente e dalla vegetazione lussureggiante, caratterizzato da vigne ed ulivi, dal senso dell'arte e della religione, dal culto per San Nicola, i cui abitanti sono curiosi, amanti della famiglia e generosi. È testimoniata sicuramente a Bari la presenza di alcune tombe di soldati russi, ma una prima difficoltà, occorre dirlo, si riscontra nell'individuare le sepolture e ciò è attribuibile sicuramente al cosiddetto problema della traslitterazione, sia dal cirillico all'alfabeto latino, sia dall'italiano alla lingua russa, dei nomi dei sovietici riportati negli archivi militari o negli schedari sanitari. Occorre tenere presente, a tal proposito, che la traslitterazione scientifica, nota convenzionalmente come ISO 09, è stata ufficialmente uniformata solo nel 1995 e adottata in Italia e applicata solo parzialmente negli altri stati. In tal senso, non posso far altro che auspicare che questa ricerca, che amo definire in itinere, diventi un punto di partenza per la doverosa riscoperta e la rivalutazione di episodi salienti, ma ancora sconosciuti della storia contemporanea, internazionale e della stessa città di Bari. Concludo questo mio intervento richiamando quanto Italo Calvino esprimeva con arguzia storica e letteraria nel breve romanzo dedicato all'esperienza partigiana, Il sentiero dei nidi di ragno. Egli scriveva: il significato della lotta, il significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali, è una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, signora Cutino. Ciò di cui ha parlato testimonia di un collegamento stretto tra le nostre storie e le nostre culture, così come la poesia letta dalla signora Poshkova. Cari colleghi, adesso do la parola al seguente partecipante, ma vi chiedo di rispettare gli orari, quindi do la parola a Mikhail Talalay, che ricercatore, collaboratore del Museo della Storia. Io parlo in russo, nonostante che da tanti anni vivi in Italia, ma io vorrei cominciare dalla gratitudine. Ringrazio l'Associazione degli Studi Storici della Russia per questa iniziativa. Cerco di continuare questa nostra collaborazione. Certamente io seguo la vostra attività e i vostri seminari che si svolgono, che svoltosi a Bari. La signora Cutino, a proposito, ha scritto un bellissimo saggio dedicato alla conferenza di Bari, che è stato incluso nella nuova raccolta di Bagrad. Lì è stato pubblicato un bellissimo articolo scritto da Giorgio Cutino. Spero che potrà essere pubblicata questa raccolta già in autunno. Io rappresento soprattutto il mio istituto,
di ricerche. Mi fa piacere che il nostro convegno di oggi è stato inaugurato da Alexander Chubarian. Io mi sono formato presso l'Istituto della Storia Universale e io mantengo i legami con il mio istituto. Voglio menzionare anche il mio professore, che purtroppo non c'è più con noi. Io ho cominciato la collaborazione con l'Associazione di Verona, Conoscere l'Eurasia, quindi rappresentato da un noto studioso, imprenditore e console onorario della Federazione Russa a Verona, Antonio Fallico. Vorrei parlare brevemente della microstoria. Vicino a Verona, a Caldiera, già da tempo si conosceva la tomba del partigiano sovietico ignoto, caduto il 25 aprile, il giorno della lavorazione. Fu una morte tragica del partigiano sovietico che su ordine del suo comando cercava di distrarre l'attenzione delle colonne nazifasciste che si dirigevano a Brennero perché non potessero intraprendere le incursioni, quindi nelle ultime ore della guerra. Il partigiano chiamato Willy cadde presso il paese Caldiera e fu sepolto lì. Io ho visitato recentemente quella zona, ho conosciuto una signora locale che vide quel partigiano già morto e tutti quegli anni portava i fiori e li depositava sulla tomba quando veniva a visitare il cimitero. Quindi dei cittadini locali scrisse la lettera, si rivolse all'ambasciata sovietica perché voleva conoscere il nome, quindi si sono rivolti anche all'ANPI e così così fu trovato il nome Vladimir Tulisko. Quindi mi è stato proposto di fare delle ricerche, di conoscere di più, di preparare una pubblicazione. Al momento del restauro della tomba, quindi conoscere l'Eurasia anche prepara la cerimonia, la conferenza che vedrà la partecipazione di diversi ricercatori, e mi hanno proposto di scrivere un saggio, visto che più volte ho scritto su questo argomento. È stato pubblicato il libro in italiano e qui voglio ricordare la mia collaborazione con la casa editrice Alessandro Tetti. Quindi il libro è dedicato alla partecipazione dei partigiani di Azerbaigian, e grazie a questo ci siamo fatti amici con il camp Abbasov, che saluto e ringrazio per la collaborazione. È uscito anche in russo questo libro. Negli ultimi 5 minuti che mi sono rimasti, io vorrei tracciare alcune problematiche storiografiche. Si tratta piuttosto della terminologia. I miei colleghi italiani, Piero Beldi e Giorgio Cutino, usano liberamente il termine nazifascismo. Penso che fra gli studiosi russi sia l'unico che cerca di usare questo, perché non si può
evitare questo problema, che in alcune zone c'erano nazi fasciste, in altre zone agivano repubblichini, quindi i soldati della Repubblica Salò. Ma ciò che riguarda il nazifascismo, bisogna sempre fare questa precisazione quando si tratta della guerra sul territorio italiano. E nel concludere, io vorrei parlare brevemente perché la storia dei partigiani sovietici, come ha notato giustamente Vittorio Torrembini, malgrado i nostri sforzi, ma io credo che anche che siamo forti grazie a questo lavoro collettivo, malgrado tutto questo, la storia non era conosciuta. Qui è stato menzionato Fyodor Politaev, che fu insignito solo dell'onorificenza solo negli anni 60. È un lavoro abbastanza difficile per quanto riguarda. Qui ha avuto il ruolo una serie di fattori: la guerra fredda, soprattutto quando l'Italia e l'Unione Sovietica appartenevano ai diversi lager, diciamo, ai diversi blocchi militari, quando Germania entrò nella NATO, e poi per un certo periodo fu bloccata la tematica dei crimini nazifascisti sul territorio italiano, perché si considerava politicamente non corretto, è legato con la storia di Estermann, il cimitero tedesco che fu organizzato negli anni 50, per cui le forze dirigenti politiche, soprattutto la Democrazia Cristiana, era interessata a promuovere i piani legati ai loro programmi. È stato menzionato giustamente che i partecipanti alla resistenza quindi non si dividevano in base alle loro simpatie politiche, avevano il nemico comune, ma nel secondo dopoguerra comunque si notò quella divisione, che contribuì anche a rallentare quelle ricerche. Un altro tema è collaborazionismo, non solo la cattura, i catturati, i prigionieri di cui si è potuto parlare, ma in Italia capitarono futuri partigiani in divisa tedesca. È stato detto brevemente che molti sono arrivati insieme al nostro nemico, ma poi passarono dalle nostre parti. Giorgio Cutino in particolare ne ha parlato, dei battaglioni Ost. Io ho scritto un intero articolo su cosiddetti mongoli, così in Italia si chiamavano provenienti dall'Asia centrale, dal Caucaso. Adesso non voglio approfondire, ma questi cosiddetti mongoli portati in Italia per contrastare il movimento partigiano, poi convertirono in partigiani. Quindi, parlando di Fyodor Politaev, posso ricordare anche un francobollo che avevo
ancora da piccolo, quindi eroe dell'Unione Sovietica, insignito anche della massima onorificenza statale d'Italia, il primo, possiamo, progresso fu fatto grazie alle ricerche dedicate a Polytech. Nel 1965 ebbe luogo il primo incontro degli studiosi russi, storici russi e italiani, fra cui era anche il famoso scrittore Sergei Smirnov, che fu il primo ad aprire il nome di Fyodor Polytaev, invitò alle ricerche anche gli storici. Esiste anche la fondazione Sergei Smirnov e penso che ci possiamo trovare tante cose. In particolare mi sono occupato della storia di un partigiano di Azerbaigian, ma c'è ancora molto da fare in questa direzione. Ma io quindi, ma pure durante quella conferenza del 65, il tema di collaborazionismo, quel tema triste, quindi la società e l'opinione pubblica non era ancora pronta a superare quella pagina, e Fyodor Polytaev fu ucciso nella battaglia, durante il combattimento comandato da nazifascisti, ma con la partecipazione con gli stessi mongoli di cui ho parlato, cioè provenienti dalle repubbliche asiatiche caucasiane, ma in quel periodo ancora gli studiosi, i ricercatori non erano ancora pronti a approfondire quelle tematiche, ma è difficile evitare questi problemi. Parlando della storia dei partigiani sovietici in Italia, noi è stata nominata la cifra 5.000 da Mauro Gallini, fu nominata, lui partecipò alla conferenza del 65, purtroppo non sono, furono pubblicati i materiali, ma Mauro Gallini organizzò il lavoro in modo molto professionale, spedì anche i questionari e poi fu pubblicato anche la sua opera, pubblicato più volte anche dopo la sua morte. E qui io volgo al termine, quindi anche i miei connazionali scrissero tante cose su questo, e Ivan Kulikov in particolare, che ha raccolto tante memorie dopo aver passato molto tempo in Italia, Mikhail Simiriaga, si tratta delle memorie, e Anatoly Tarasov, il mio compaesano. Purtroppo devo riconoscere che il museo, purtroppo, i materiali del museo raccolti da Fyodor Tarasov sono stati dispersi negli anni 90, sono stati perduti durante negli anni 90, malgrado tutti i miei sforzi e i miei contatti con i colleghi di Pietroburgo, non sono state trovate le tracce dei materiali. Poi si tratta delle memorie di Periladov, di Alexei Kalyaskin, le memorie che ho pubblicato, che mi sono state... E l'ultimo, per l'ultimo vorrei nominare anche il nome del mio professore Nelli Komolova, collaboratrice dell'Istituto della Storia Universale, che negli ultimi anni della sua vita si occupò della storia del movimento partigiano in Italia, non solo dei partigiani italiani, perché lei ha pubblicato tanti articoli
sulla resistenza al nazifascismo. Lei ha nominato nel suo saggio un'altra cifra. E se Galeni nomina 5.000 partecipanti sovietici, Nelly Komolova riporta un'altra cifra, 5.600 persone, ma forse ce n'erano anche di più. Ci aspetta aprire nuovi nomi, nuove storie. Grazie, grazie della vostra attenzione. Grazie mille, signor Tallalai. Ora do la parola al vicepresidente dell'ANPI, Valerio Bruni. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo, la sentiamo. Buongiorno, grazie a tutti quanti per aver organizzato questa importante iniziativa che rientra in tutte le iniziative che sono state fatte quest'anno proprio in occasione del 75esimo anniversario della sconfitta del nazifascismo e della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Importanti iniziative che già insieme alle amiche e agli amici russi abbiamo fatto quest'anno, quando per esempio siamo stati al cimitero di Palestrina, dove riposano tre soldati sovietici caduti in quel territorio in cui è stata prelevata la terra per poi portarla a Mosca, oppure pochi giorni fa che siamo stati alla chiesa di Santa Caterina a piantare un ulivo in memoria di tutti i caduti sovietici nella Seconda Guerra Mondiale. Io rappresento, come avete detto, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Molti si domanderanno perché io a questa giovane età ho l'onore e il dovere di rappresentare questa associazione. Quindi credo che innanzitutto sia da specificare il motivo. Questa è un'associazione che è nata nel 1944 con la guerra ancora in corso, quando il centro-nord del paese era ancora sotto l'occupazione nazifascista. Ed è un'associazione che è nata con due fini fondamentalmente. L'uno era quello all'inizio di dare assistenza economica, materiale e sociale agli ex combattenti e alle loro famiglie, e l'altro era appunto quello di far sì che anche dopo la guerra di liberazione, una volta finita la guerra di liberazione, si portassero avanti i valori che avevano ispirato quelle giovani e quei giovani a combattere contro i nazifascisti nella propria patria e all'estero. E quindi oggi ci troviamo noi a raccogliere quel testimone. Qualche anno fa i comandanti partigiani che guidavano questa associazione hanno lasciato a noi tutta l'organizzazione. Hanno detto: portate avanti voi la nostra missione di difesa della democrazia e di difesa e tutela della memoria storica, che poi è quella memoria storica che fonda tutti gli ordinamenti democratici nati dopo la Seconda Guerra Mondiale. E per questo io sono qui a parlare appunto a nome dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Il mio intervento oggi andrà, diciamo così, a individuare alcuni momenti importanti di quello che è stato il contributo italiano alla lotta contro il nazifascismo. L'Italia inizia la sua lotta contro il nazifascismo anche prima della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono state centinaia di italiani confinati, centinaia di italiani, migliaia perseguitati, esiliati a causa delle loro idee politiche, perché si opponevano al nascente regime fascista. Alcuni di questi sono stati assassinati, come Antonio Gramsci, che era comunista, Piero Gobetti, che era liberale, i fratelli Carlo e Nello Rosselli, anche loro di estrazione liberal-socialista, Giacomo Matteotti, che era un socialista, Don Giovanni Minzoni, un cattolico. Questi, come dire, sono i primi martiri dell'antifascismo italiano. Sono
tra i primi a cadere a causa della loro opposizione al fascismo, e stiamo parlando ben prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale. Ma gli italiani hanno anche partecipato, prima della Seconda Guerra Mondiale, a quella che è stata la resistenza, per esempio, in Etiopia, al comando di Ilio Barontini, che poi ritroveremo come comandante delle Brigate Garibaldi in Emilia-Romagna, col nome di battaglia di Dario, che organizzò in Etiopia la resistenza contro i fascisti italiani, contro i colonialisti. Ilio Barontini è una figura che poi ritroviamo in un altro momento saliente, in cui non solo gli italiani, ma molti popoli d'Europa vanno a combattere contro il fascismo prima della Seconda Guerra Mondiale, cioè in Spagna, per la difesa della Repubblica Spagnola. Troviamo lo stesso Barontini a comandare la battaglia di Guadalajara, così come troviamo tanti e tanti che poi ritroveremo nella resistenza in Italia. E tanti e tanti combattenti provenienti dall'Europa e dal mondo che in quell'occasione hanno preso le armi contro il fascismo. Ed è proprio lì che si conia la frase «oggi in Spagna, domani in Italia». Ed è proprio lì che si inizia ad usare dei simboli e dei nomi del risorgimento italiano, come quello di Garibaldi, individuati proprio come simbolo di libertà, come simbolo di indipendenza nazionale, che poi, come è stato detto dagli interventi prima di me, verranno ripresi durante la resistenza. La resistenza infatti è anche chiamata il secondo risorgimento, perché è la seconda volta nella storia in cui il popolo italiano lotta contro un invasore, lotta per la propria libertà, per la propria indipendenza, e lo fa ispirandosi anche a quelle figure che avevano partecipato al primo risorgimento, tant'è che troviamo le formazioni partigiane intitolate a Garibaldi, le più famose, ma troviamo anche le formazioni partigiane intitolate a Mazzini, oppure troviamo dei distaccamenti e delle brigate intitolate a Pisacane, e così via. Quindi il sangue del risorgimento è quello che poi, come dice tra l'altro la motivazione della medaglia d'oro del corpo conferita al Corpo Volontari della Libertà, che era la struttura militare che coordinava le formazioni partigiane, richiama quelli che sono i valori del risorgimento per far vedere come sono stati poi in effetti realizzati con quegli stessi ideali di libertà e di indipendenza durante la guerra di liberazione dal nazifascismo. La guerra in Italia, già nel settembre del 43, quindi quando c'è l'armistizio, quando inizia in effetti la guerra di liberazione, abbiamo già degli esempi di quando molti ex militari sbandati, le formazioni politiche e quant'altro si cominciano ad organizzare per combattere contro i nazifascisti in quella terra. Un aspetto importante da cogliere è che in Italia come all'estero le forze armate regolari, i militari, che erano comunque cresciuti ed educati con 20 anni di retorica fascista all'interno di un esercito dove comunque la retorica del regime era forte, ma quando poi si è trattato di scegliere, la stragrande maggioranza dei militari e dei soldati italiani hanno iniziato a combattere contro l'ex alleato, contro i tedeschi, e in patria hanno iniziato a combattere contro i fascisti. Già in quelle giornate di settembre abbiamo dei grandi esempi di combattimento e dei grandi esempi di unione tra militari, tra forze politiche e civili. Il primo fra tutti è sicuramente Porta San Paolo, nella città di Roma, nella capitale d'Italia, dove per 3 giorni le forze armate italiane, insieme ai partigiani e insieme ai tanti civili che si sono uniti in quella battaglia di difesa della capitale, resistono per 3 giorni, poi verranno sopraffatti, ma resistono, e lì si inaugura quella che è una grande stagione di lotta e di libertà. Sempre durante le giornate di settembre, cito alcuni esempi, ad esempio in Corsica le divisioni Cremona e Friuli respingono, ributtano al mare
i tedeschi, così come ad esempio in Montenegro, dove tre divisioni dell'esercito diventeranno la divisione italiana partigiana Garibaldi, così come si combatte in Grecia, e forse l'esempio più grande è stato quello degli oltre 5.000 caduti di Cefalonia, che decidono liberamente di opporsi ai tedeschi, resistono e poi vengono passati per le armi, e altri invece vengono deportati nei campi di concentramento o utilizzati nei lavori a servizio dell'esercito tedesco. Ebbene, questi sono degli esempi che ci fanno capire come la resistenza fu effettivamente un movimento popolare. Da una parte perché le forze armate erano formate dal popolo, dai figli del popolo. Dall'altra parte perché, come è stato ricordato prima, in patria, in ogni villaggio, in ogni montagna, in ogni quartiere delle città, il popolo appoggia la resistenza. Appoggiare la resistenza significava non solo dare, che ne so, un apporto logistico per i combattimenti, non solo dar da mangiare, non solo nascondere, ma significava anche avvertire, significava anche comunicare. Molte volte anche delle persone che magari non si sapeva che erano amiche della resistenza, invece lo erano, perché magari avvertivano i partigiani che c'era un agguato, avvertivano che stavano arrivando le guardie tedesche, le guardie fasciste. Quindi lì si è proprio consumata questa unione tra combattenti e popolazione, che poi è stato, diciamo così, l'aspetto più importante che ha avuto la guerra di liberazione. In questo caso, insomma, c'è stata una vera e propria unità di popolo. Un'unità di popolo che in quei giorni di settembre è stata molto importante, per esempio, nella città di Napoli, in cui con le famose quattro giornate di Napoli, prima dell'arrivo degli alleati, il popolo napoletano sconfigge e caccia i tedeschi dalla propria città. Ecco, questi sono solamente alcuni esempi di quello che è stato in quei primi giorni l'impegno e il contributo italiano alla sconfitta del nazifascismo. A questo è seguita una politica di occupazione spietata, una politica di occupazione compiuta dai tedeschi, appoggiata da ciò che rimaneva del regime fascista organizzato nel centro-nord Italia con la Repubblica Sociale Italiana guidata da Mussolini, una politica di occupazione che ha prodotto circa 25.000 vittime per un totale di oltre 5.000 episodi di stragi, di eccidi. Venne inaugurata quella che era la guerra ai civili, quindi per scoraggiare ogni tentativo o eventuale tentativo di resistenza, si faceva appunto la guerra ai civili. Ed è in questo contesto, quindi con l'Italia divisa in due, al sud gli alleati, al centro-nord i tedeschi coi fascisti, l'occupazione, la politica di occupazione e le stragi, ed è in questo contesto che opera la resistenza italiana. Io credo che questo ci fa capire quanto quell'esperienza assuma ancor più valore, perché all'interno di questa politica di occupazione quell'esperienza riesce a portare comunque un popolo a quelle che saranno poi le giornate dell'aprile del 1945. Quindi la grande resistenza del popolo, l'adesione alla resistenza di molti soldati dell'esercito, la resistenza che c'è stata anche da parte di quei soldati che sono stati deportati nei campi di concentramento in Germania, sono stati oltre 600.000, sono stati deportati perché hanno rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, cioè di continuare a combattere al fianco dei tedeschi, e ben 600.000 hanno subito il campo di concentramento. C'è un bellissimo libro scritto da Alessandro Natta che si chiama proprio L'altra resistenza, in quanto lui era un internato militare, e parla proprio di quella grande esperienza. Quindi ce ne sono diversi gli aspetti di quello che è stato il movimento di liberazione
di quello che è stato il movimento di liberazione in Italia e di quanto sia stato importante. L'esercito partigiano era un esercito irregolare, se vogliamo povero, era un esercito popolare, un esercito che combatteva una guerra asimmetrica contro un nemico molto più potente, molto più organizzato, un nemico molto più forte. Quando gli alleati sono entrati a Roma, per esempio, e quando hanno liberato le altre città d'Italia, e va premesso che alcune città del nord come Milano, Torino e Genova si sono liberate da sole, hanno detto che gli italiani hanno accolto le forze armate alleate a testa alta perché hanno saputo combattere, hanno saputo lottare contro il nazifascismo nonostante l'inferiorità di mezzi, le condizioni precarie e tutto ciò che succedeva intorno. Vorrei citare a tal proposito l'importanza della resistenza romana, una resistenza che solo l'anno scorso ha avuto un riconoscimento, e cioè la medaglia d'oro al valore militare alla città di Roma per i fatti della guerra di liberazione. Roma è una città che dal settembre del 43 fino al giugno del 1944 ogni giorno ha attaccato il nemico. Il più famoso attacco partigiano ai tedeschi nella città di Roma, che è stato anche uno dei più grandi episodi all'interno di una capitale europea, forse il più grande attacco che c'è stato all'interno di una capitale europea contro le forze tedesche fatto dalle formazioni partigiane, è stato l'attacco di Via Rasella. Ma oltre a quello ce ne sono stati tanti, cortei fascisti, convogli, tutti i giorni, ogni giorno la resistenza romana e i suoi eroi hanno attaccato il nemico. Scusi, signor Tempo. Mi sente? Guardi, sì, il presidente le ricorda il regolamento. Purtroppo dobbiamo attenerci al tempo. Grazie. Sì, sì, la sentiamo benissimo, ma volevo ricordarle del regolamento, del tempo. Signor Bruni. Mi sentite? E lei ci sente? Un vicino perivota, vero? Mi sentite? Sì, è lei che non ci sente. È lei che non ci sente. È lei che non ci sente. Ci sente, signor Bruni? Sente, ma c'è un problema di tempo. Ah, ok, allora vado a concludere. Allora dico le ultime cose e concludo. Dicevo, la resistenza romana, che solo l'anno scorso ha ricevuto l'onorificenza della medaglia d'oro al valore militare. Quindi c'è stata in Italia una resistenza sia nelle montagne sia nelle città. La resistenza delle città era basata sulla guerriglia urbana, sugli attacchi, sul morti e fuggi. Ma questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che questo popolo, rappresentato dalle formazioni partigiane anche all'interno delle città, si riappropria del proprio destino, prende in mano il proprio destino e contro forze smisuratamente più grandi riesce a combattere. Ebbene, questo è lo spirito che poi le madri e i padri costituenti hanno scritto nella Costituzione che è nata dalla sconfitta del nazifascismo. Oggi abbiamo una Repubblica in cui siamo tutti uguali, abbiamo una Repubblica dotata di una legge fondamentale, la Costituzione, in cui c'è scritta la storia della lotta al fascismo, dal primo all'ultimo articolo. Vi saluto ringraziandovi ancora per questa interessante iniziativa e comunicandovi che la nostra associazione sarà sempre a disposizione per tutte queste iniziative. Grazie. Спасибо, signor Bruni. Grazie, signor Bruni. Prima di dare la parola al prossimo speaker, vorrei chiedere scusa perché ora
Devo andare a un altro convegno e la nostra conferenza sarà presieduta da Konstantin Pernev, membro della dirigenza dell'Associazione degli Studi Storici, che ha contribuito anche alla nostra collaborazione. Adesso vorrei dare la parola al collaboratore del Museo Centrale della Guardia Nazionale, Viktor Magomedkhanov. Buongiorno cari colleghi, cari amici, io vi saluto. Io rappresento il Museo Centrale della Guardia Nazionale. Io vorrei ringraziare tanto l'Associazione degli Studi Storici per poter partecipare. Io vorrei parlare di uno dei partigiani che combatté non solo sul territorio dell'Unione Sovietica, ma anche sul territorio italiano e jugoslavo. È ben noto che sui territori occupati dai nazifascisti furono formati i distaccamenti dei partigiani che aiutavano l'Armata Rossa e anche le truppe dell'Alleanza, combattendo contro le truppe regolari. Voglio parlare di Anatoly Dyachenko, che divenne partigiano sovietico, italiano, jugoslavo e anche ufficiale dell'esercito jugoslavo. Nacque nel 1914 a Bogodukhov, regione di Kharkov. Si diplomò, fece il servizio militare. Con l'inizio della guerra entrò, divenne partigiano, quindi il movimento partigiano ebbe un ruolo molto importante. Ci partecipavano anche i laureati della scuola di ufficiali, e tra i laureati di quella scuola era anche Anatoly Dyachenko, che combatté sul territorio della Bielorussia e Ucraina. In seguito al contrattacco delle truppe russe nell'inverno del 1942, quindi cominciarono ad agire anche i reparti dei partigiani. Secondo i dati dell'archivio ucraino, nel periodo da agosto 41 al marzo 42 furono esplosi 27 convogli tedeschi, quindi furono uccisi 12.000 ufficiali e soldati tedeschi. Nel giornale dei partigiani fu scritto anche che quindi le truppe tedesche non potevano essere assicurate dagli attacchi dei partigiani, che furono alimentati, questo momento fu alimentato, lui fu catturato dai tedeschi e portato nel campo di concentramento, poi fuggì e fu fatto trasferire in Jugoslavia, dove entrò nel movimento partigiano jugoslavo, combatté nella 18ª brigata, e materiali siamo riusciti a trovarli nel libro sul movimento partigiano jugoslavo. A questo movimento partecipavano anche i cittadini stranieri, tra cui anche i cittadini sovietici. Dyachenko comandava compagnia, battaglione, era vice comandante della brigata e divenne anche maggiore. Poi comandava la prima brigata d'attacco,
composto da ex collaborazionisti e da emigranti russi. Nel 1944, solo sul territorio dell'Italia settentrionale, Slovenia, nel secondo battaglione fece quattro colpi di mano, quattro attacchi contro i presidi nazifascisti. I russi sono stati valorosi, sono stati insigniti di molte onorificenze. L'armata, grazie alle loro azioni, loro hanno bloccato circa 20 divisioni di nazifascisti. Ilya Tainov, che negli anni 30 era collaboratore della sezione di preparazione di movimento partigiano dell'Armata Rossa, esperto di sabotaggio, notava l'attività di Dyachenko, che combatteva non solo sul territorio jugoslavo, ma anche sul territorio italiano. L'esperienza del battaglione partigiano russo dimostrò le possibilità del movimento partigiano nella lotta contro il nemico. Per il valore militare, 256 combattenti furono insigniti delle onorificenze jugoslave. Dyachenko fu insignito delle onorificenze russe anche. E l'esempio di Anatoly Dyachenko ci dimostra che i partigiani nel periodo difficilissimo influenzarono sul percorso della guerra e sul risultato. Il movimento partigiano divenne una parte importante della lotta contro nazifascisti e i suoi satelliti, realizzando le operazioni molto importanti, contribuirono anche alla sconfitta. Il movimento partigiano in Europa riunì rappresentanti di decine di nazioni, le vite, diverse biografie di questi cittadini hanno una similitudine, che loro combattevano contro il nemico comune, avvicinando la vittoria. E nel concludere vi vorrei dimostrare alcune foto. Si vedono? No, per il momento non si vede niente. Adesso sì, si vede. Ecco, qui vediamo la foto di gruppo della brigata. Qui al centro vediamo sotto due bandiere, vediamo Anatoly Dyachenko. In due parole anche una breve storia, grazie a Massimo Ecli e al suo libro sui partigiani sovietici in Italia. Noi, ai rappresentanti del movimento patriottico, è riuscito di stabilire i dati relativi a due partigiani partecipanti al movimento partigiano, originarie della provincia di Jelez, che si consideravano dispersi, spariti durante la guerra. Noi siamo riusciti a seguire la loro storia, a trovare i loro parenti, Kisilov, tra cui che combattevano, fuggirono dalla cattura tedesca e partecipavano al movimento partigiano. Siamo riusciti a trovare i suoi parenti
abbiamo consegnato il libro di Massimo Eckle, abbiamo parlato della sua vita nel movimento e del suo comportamento durante il movimento partigiano. Vogliamo ringraziare ancora una volta Massimo Eckle per il suo operato per quanto riguarda la conservazione della memoria dei nostri soldati e del nostro valoroso passato. Grazie. Buongiorno, gentili partecipanti alla conferenza. Diamo la parola a Floriano Rizzetti, che è presidente dell'ANPI di Padova. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, non sapevo di dover preparare una relazione. Sono stata invitata da Massimo Eckle, che ho conosciuto l'anno scorso a Verona, durante uno scambio così che doveva portare poi anche a un'operazione di gemellaggio. Io sono presidente dell'ANPI di Padova e quindi come anch'io rappresento l'ANPI nazionale. Ringrazio di questo invito, non sapevo appunto di dover preparare una relazione, ma dirò alcune cose. Come diceva l'amico prima, dal 2006 l'ANPI si è aperta a chi non è stato partigiano, tanto che abbiamo una presidente nazionale che è la prima che non è stata partigiana. Ecco, abbiamo ancora ovviamente, anzi recentemente c'è stata una robusta indagine e serie di interviste e filmati sugli ultimi partigiani ancora in vita, in modo da avere, e stiamo raccogliendo anche vecchie cassette, vecchie documentazioni, in modo da lasciare evidentemente a chi verrà dopo di noi evidentemente una memoria di questa importantissima fase della nostra storia, quella che ha portato, come si diceva prima, alla nascita del nostro paese come Repubblica Democratica, basata su una Costituzione purtroppo non attuata sempre, anzi per molte parti, e tra le altre le vostre relazioni sono state tutte molto belle e anche plaudenti. Io credo che sia doveroso pensare al momento che si sta vivendo nell'Europa e nel mondo, che a parte il discorso della pandemia che stiamo vivendo adesso, è un momento, mi pare, di chiusura e di negazione di tutta una serie di conquiste che invece si pensava fossero raggiunte proprio grazie alla sconfitta del nazifascismo con la Seconda Guerra Mondiale. Mi pare che l'ondata di populismi, sovranismi, negazione delle libertà democratiche nel mondo sia molto generalizzata e molto ampia. Anche noi in Italia, tra le altre, assistiamo. Noi abbiamo una disposizione della nostra Costituzione, la 12ª disposizione transitoria, che vieta la ricostituzione del Partito Fascista e di fatto vieta anche, con due leggi successive, la legge Scelba e la legge Mancino, vieta anche tutto quello che è propaganda e apologia di fascismo. In realtà c'è sempre di più una acquiescenza a movimenti neonazisti e neofascisti con manifestazioni che vengono derubricate a libertà di opinione. Ecco, c'è sicuramente una resistenza anche attraverso pubblicazioni che documentano che il fascismo non è poi che abbia fatto tutte queste cose buone che qualcuno dice, però direi che il momento è abbastanza pericoloso e quindi inviterei tutti a una salvaguardia e a un'attenzione. Ecco, credo che in questo momento, io lo vedo in Italia, ma lo vedo in molti stati europei, lo vedo nel mondo, ci sia proprio una disattenzione a queste cose e un tornare indietro su conquiste che dovranno essere invece acquisite. Quindi questo è in questo momento la mia preoccupazione, per cui ci sono le nostre, noi facciamo le nostre commemorazioni, scriviamo i nostri libri, difendiamo la memoria della resistenza, però, ripeto, ci troviamo di fronte a una ignoranza diffusa, a una serie di, soprattutto adesso che
i social media, c'è una diffusione appunto di notizie spesso anche assolutamente errate e diffuse proprio ad arte, dobbiamo lottare contro questo, contro l'ignoranza e contro il ritorno di idee che dovevano sembrare assolutamente superate e che invece non lo sono. Quindi credo che questo sia in questo momento la missione per noi che effettivamente siamo portatori di questa memoria, difendiamo i valori della democrazia, della libertà, della lotta partigiana e quindi credo che questo sia abbastanza importante. Io faccio parte anche del Comitato Nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani, sono anche membro del Consiglio di Amministrazione di Istituto Cervi, che ha sede a Casa Cervi, e forse qualcuno, non so se i russi lo sanno, ma insomma i sette fratelli Cervi furono uccisi nel dicembre del 43 al poligono di tiro di Reggio Emilia assieme a un altro, proprio perché evidentemente erano già immediatamente, anche prima dell'8 settembre dell'armistizio, erano già portatori di questa idea antifascista e lottarono per quei 2 o 3 mesi che riuscirono a fare. Quindi sono abbastanza attiva nell'ambito così dell'associazione e porto avanti i valori dell'associazione, però ripeto, quindi abbiamo questo problema. Ecco, dal punto di vista, Massimo mi aveva contattato anche anni fa, ecco, partigiani russi nella nostra zona, a dire la verità, ci fu un russo che morì nell'eccidio di Vallarega, che è una zona dei Colli Euganei vicino a Padova, nel novembre del 44. Poi noi abbiamo una partigiana originaria della nostra provincia che poi visse invece nella zona della Verbania, la provincia di Verbania in Val Grande, che sposò un georgiano che è morto poi qualche anno fa. Ecco, quindi non abbiamo poi testimonianze dirette effettivamente di presenza, a parte queste due cose e probabilmente qualche altra cosa che non so, ecco, nella nostra provincia, anche se giustamente, come è stato detto prima, la presenza di prigionieri russi liberati che quindi hanno collaborato con la lotta partigiana nei paesi, diciamo, dell'Europa occidentale è abbastanza ampia. Ecco, quindi è un argomento che ho conosciuto appunto, mi ha interessato molto il discorso della Fondazione Nikolaus, che non conoscevo, mi ha interessato molto le relazioni, ovviamente il russo non l'ho capito, ho studiato greco, quindi qualche lettera del cirillico la capisco anche, ma non a parte spassiva e qualche altra parola che così dico, ecco, no, ma comunque insomma credo che siano state tutte molto interessanti. Ho visto che c'è la registrazione, casomai con un programma di traduzione eventualmente. Comunque ho apprezzato molto anche la lettura della poesia da parte dell'amica di prima e comunque anche le relazioni che sono state fatte dai colleghi italiani. Ecco non avevo pensato, non avevo capito, perché tra una roba e l'altra ho sempre tanto da fare, quindi forse allora sono distratta di dover preparare, ma spero insomma di aver così comunque presentato. Ecco, il Veneto è stata una regione che ha avuto, ecco, una cosa che forse i russi, ma penso che lo sappiano, la Università di Padova, e Padova è la città in cui io risiedo, che è la seconda per anzianità rispetto a Bologna, quindi tra 2 anni celebreremo gli 800 anni dell'Università di Padova, Bologna è un po' più vecchia. L'Università di Padova è medaglia d'oro al valore della militare, perché subito dopo l'8 settembre si formò qui un comitato di liberazione nazionale che vide il proprio fulcro nei professori universitari. Cito Concetto Marchesi, il grande latinista, rettore, che dovette poi abbandonare con un bellissimo appello agli studenti, perché minacciato, Egidio Meneghetti, che perse in un bombardamento moglie e figlia, Eugenio Curiel, che morì anche lui, e tantissimi altri, insomma, quindi trovò nell'università il fulcro della resistenza garibaldina, azionista, anche gappisti, e quindi la città non è medaglia d'oro, ma è l'università, ed è l'unica in Italia, e mi pare che ci sia, adesso non so se ci sia quella di Oslo o quella di Praga, ecco, ma siamo proprio numeri minimissimi, quindi è importante che, e molti altri professori e studenti furono protagonisti e morirono e caddero. Quindi questo è il dato che identifica la città dove vivo da un punto di vista della storia della resistenza. Credo che questo sia una cosa importante perché, ripeto, rappresenta quasi un unicum e quindi una adesione anche intellettuale, non solo di popolo,
che ci fu ovviamente. Ecco. La poi noi abbiamo solamente una zona collinare con le Uganie, quindi una resistenza che si è basata molto sulla solidarietà della cittadinanza, perché la fuga in montagna evidentemente non era possibile, al contrario della provincia di Treviso, dove ci furono episodi anche di rastrellamenti d'altopiano del Cansiglio, o Belluno, o anche Vicenza stessa, che ha le cosiddette piccole Dolomiti. Ma ecco, e anche Verona perché confina, ma Padova praticamente ha una zona solamente collinare, 500-600 metri, che e non permetteva evidentemente quello che avvenne in zone come il Piemonte di cui si è parlato prima, o la Lombardia, o anche l'Appennino. Ecco, questa è la, quello che pare fosse interessante di dovervi dire. Io vi ringrazio molto per questo invito e sicuramente ho avuto all'inizio dei problemi di collegamento, non avevo capito qual era la password, insomma, comunque ho seguito dalle, diciamo, dalle 10:20 ora italiana, quindi ho perso un quarto d'ora fondamentalmente. Ringrazio e saluto tutti con affetto e amicizia. Grazie signora Rizzetti, è stato molto interessante. Adesso diamo la parola a Massimo Ecli. Okay. Его не слышишь. Io prima di tutto vorrei ringraziare tutti quanti per essere presenti qui alla, a questa riunione che Resistisco Historicisco Europsis ha organizzato. Vorrei soprattutto ringraziare Mikhail Talalay perché ha inizialmente nel mio libro lui mi ha passato parecchi documenti e ci siamo passati a vicenda altri documenti perché lui al tempo, se ben ricordo, studiava ancora diciamo, la Prima Guerra Mondiale e aveva bisogno di alcuni dati sui russi che erano presenti nella Prima Guerra Mondiale, fatalità in Italia. E ci siamo scambiati molti documenti a riguardo, ecco, per cui abbiamo avuto una bellissima collaborazione e io con Mikhail è una persona che rispetto perché mi ha dato molto. E voglio continuare appunto la collaborazione con lui. Adesso ultimamente stiamo collaborando anche con sto collaborando con Ilkan Abbasov che per quanto riguarda gli azeri che sono un'infinità appunto. E cosa devo dire? Devo dire che ultimamente la parte che mi interessa molto e che mi ha sempre preoccupato da quando ero bambino è quel cimitero tedesco presente in provincia di Verona a Costermano. Perché? Perché questo cimitero tedesco l'ho visto sempre da quando ero piccolo appunto e mi chiedevo il perché di questo enorme cimitero in questa zona, in quella zona in cui ci sono solo 800 abitanti. Lì ci sono, lì in effetti ci sono 30.000 persone dentro, sepolte in questo cimitero. E la questione è molto semplice. Devo dire così, l'ho scoperta anche ieri in una cartella guardando dell'Obede Memorial che molti sovietici sepolti lì non sono della Wehrmacht, purtroppo, ma sono ma fanno parte del partigianato. Ce ne sono parecchi, non sono solo 5 come io inizialmente riuscii
a stabilire, perché grazie ai dati che mi passarono dal, si può dire, dall'ANPI di Brescia, anche dall'ANPI di Padova, ricevetti molti dati su alcuni partigiani sovietici presenti nel cimitero tedesco di Costermano. Per esempio, uno di questi è Yermolenko, che venne ucciso in provincia di Padova. Adesso non mi ricordo più Villa, non mi ricordo più il nome, ma venne ucciso in provincia di Padova ed è lì presente. E ieri ho guardato il memoriale, diceva, tra l'altro, nel memoriale del sovietico c'è scritto che non è nel cimitero tedesco, ma è sepolto in provincia di Padova. E quindi non ci sono ancora questi collegamenti. Il materiale che c'è nel memoriale sovietico non è, come si può dire, è giusto da un lato, ma da un lato non sono state proposte le correzioni. E per quanto riguarda tutti i sovietici che sono presenti questo riguarda tutti i sovietici presenti nel cimitero tedesco, tutti, nessuno escluso. Per quanto riguarda Brescia abbiamo Rudenko e Selivanov che sono sepolti lì. Inizialmente l'ANPI addirittura non mi credeva, l'ANPI di Brescia, che fossero sepolti lì. Eppure io ho detto, guardate, io ho le fotografie, sono sepolti lì, sono andato sulla tomba, sono sepolti lì, non c'è niente da fare, questo è il numero, questa è la tomba, andate a controllare. Sono andati anche loro, hanno fatto le fotografie, hanno ritirato fuori tutti i documenti. Si è visto che Rudenko e Selivanov, che facevano parte delle Fiamme Verdi della provincia di Brescia, effettivamente sono lì. Allora, poi si passa ovviamente al Trentino Alto Adige. Anche lì, per esempio, ci sono tutti quelli, i partigiani sovietici, sempre nel cimitero tedesco di Costermano, della Eugenio Impera, che liberò appunto la parte nord del lago di Garda, cioè Riva del Garda, Torbole, quei paesi lì che sono nel nord della provincia di Verona, nel sud della provincia di Trento e al nord della provincia di Verona, sono stati liberati dalla Eugenio Impera e dalla Brigata Gobbi. Ma i loro soldati, molti dei loro soldati, partigiani sovietici, sono presenti nel cimitero tedesco di Costermano. Un'altra cosa mi sta molto a cuore ed è appunto la zona di Verona, la zona appunto dove è situato questo cimitero tedesco, nella quale c'era una brigata, si era formata, che poi è diventata divisione, e fu la divisione Avesani, che dapprima partì dal lato Eugaremi, ovviamente, quindi si parla sempre, il collegamento era Università di Padova era il centro, e da lì si è andata a formare l'Ateo Eugaremi, che poi divenne divisione Garemi, e dalla divisione Garemi, cioè da Malga Campetto, che era in provincia, che vicino a Recuaro Terme, non so se riuscite a vedere la mia cartina, che adesso ve la faccio vedere, eccola qua. Questa è la zona, praticamente qui c'è Padova, ok, e più avanti da qui dal Comitato di Liberazione Nazionale Centrale di Padova partirono per andare a formare l'Ateo Eugaremi. Questo era subito dopo dopo la firma del Trattato di Cassibile.
Lato Garemi era presente qui, questa è la zona del Lato Garemi, tutta questa era la zona precisa della divisione Garemi. Da lì, ovviamente, alcuni di loro partirono per andare a controllare questa zona, che era la zona della Val d'Adige, molto importante per i rifornimenti tedeschi, perché lì era la via verso la Germania. Ed controllando il corno d'Aquilio, scusatemi, controllando il corno d'Aquilio, che è questo, e il Monte Baldo, si controllava tutta la Val d'Adige. Da lì, quindi, vi fu un ordine preciso da parte dell'Ateo Garemi di andare a costituire una brigata partigiana sul Monte Baldo, perché da questo punto potevano controllare tutti i movimenti tedeschi verso nord. E quindi sei persone dell'Ateo Garemi partirono e andarono, già sapevano che c'era sul Baldo c'erano dei giovani sbandati che non che avevano bisogno di un inquadramento praticamente, e queste sei persone erano militarmente preparate per affrontare questa situazione. Andarono, li prepararono, addirittura come si può dire, il sistema che scelsero per confrontarsi con i tedeschi era della guerriglia, perché sul Baldo, il Baldo è una zona impervia, cioè non c'è vegetazione praticamente sulla cima della montagna, e questa zona è, quindi in questa zona la Brigata Vesani non poteva nascondersi, doveva quindi stare in determinati luoghi di persone a due per poter effettuare una lotta di guerriglia. E da qui io seppi che nella Vesani vi furono molti soldati, vi rientrarono molti soldati sovietici, una trentina di persone circa, scusatemi, non riesco a chiudere, ecco. Queste persone vennero, come si può dire, arruolate nella brigata Avesani e vennero liberate. Chiesi qualche giorno fa a Giorgia Cutino, appunto, feci una domanda particolare a Giorgia Cutino, e con questo concludo, se per caso sapeva qualcosa, perché queste persone da Verona, dal comando del militare delle armate americane, perché erano vestiti da americani, non erano, ritornarono in Unione Sovietica attraverso Bari, e poi da lì passarono all'Austria. Da lì passarono all'Austria, non so in che modo, perché questa decisione, ma ritornarono, la strada di ritorno verso l'Unione Sovietica era Bari, l'Austria, Odessa e come punto di filtraggio. Quindi, per quanto riguarda il cimitero tedesco, ci sono molti punti di domanda. Per quanto riguarda la Vesani, anche, ci sono anche molti punti di domanda, perché le liste non ci sono. E per quanto riguarda la zona del Garda, che era Repubblica Sociale Italiana, è un grosso punto di domanda, quindi un grosso lavoro da fare ancora. Bene, io con questo vi ringrazio e vi saluto. Grazie mille per l'ascolto. Grazie mille Massimo. In realtà ce l'ha appunto una sua pagina su Facebook, dove illumina regolarmente le vie delle sue ricerche
sulle vicende partigiane in Italia. Volevo dare la parola a Sandro Tetti, che è il famoso editore, celebre non solo in Russia e in Italia, ma in tutto il mondo, e che ha dato un grosso contributo al nostro tema sui partigiani russi. Buongiorno, si sente così? Buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziare la Società Storica Russa per il suo operato, per la grande attenzione che presta ai legami tra i nostri due paesi. E quindi vorrei cominciare con questo saluto a lei personalmente, signor Pivnev, ma anche a tutti gli altri conferenzieri che sono i miei amici e conoscenti, la signora Pushkova, Valerio Bruni, il professor Talalay, il Kam Abbasov. Signor Beldi, eccetera, eccetera. Sono di estrazione appunto storica internazionale e mi occupo innanzitutto dell'editoria. E questo è il punto più dolente che nessuno ha toccato tuttora. Quanto stiamo facendo è naturalmente molto bello, è molto importante quanto ha fatto il professor Eckley, così come il professor Talalay naturalmente. Quanto abbiamo fatto è bello, ripeto, ma non è tutto, siamo ancora lungi dal finire le nostre ricerche che continuano. L'importante è dare una forte opposizione alla propaganda che non si stanca di riscrivere la storia, di distorcere la storia della Seconda Guerra Mondiale. Vi faccio un esempio: in Italia una sopravvissuta dell'Olocausto è un'ebrea italiana. E recentemente sono rimasto scioccato quando ho visto una sua intervista televisiva e ha detto: sì, sono stata prigioniera ad Auschwitz, e lì effettivamente fummo liberati dai soldati sovietici dell'Armata Rossa. E poi ha aggiunto: fino a poco tempo fa, con grande riconoscimento e con grande rispetto ho compreso i combattenti russi, ma quando ho scoperto che sistematicamente e in maniera organizzata i soldati sovietici hanno commesso gli atti di violenza contro le donne tedesche, contro le ragazze tedesche, ho avuto un attacco di nausea e quindi non posso più parlarne. Quindi potete pensare alle dimensioni a cui sono arrivate le propagande internazionali. Un altro mio grande amico di lunghi anni, Luciano Canfora, che ha insegnato in Germania per un lungo periodo di tempo a Sorbona, che insegna adesso a Bari, eccetera, eccetera, in un libro uscito in Italia come all'estero, ha scritto che ritiene il patto Molotov-Ribbentrop un fatto inalienabile,
E allora è successo che una casa editrice tedesca l'ha censurato, ha rifiutato di pubblicare il suo libro perché difende il patto Molotov-Ribbentrop. Ora passo alla lingua italiana, visto che la prevalenza è a favore di italofoni, posso passare all'italiano? Puoi parlare anche italiano, non importa. Ora, cosa devo dire? Ora dobbiamo prodigarci per fare non solo più pubblicazioni, perché io sto pubblicando il libro ampliato in versione italiana del professor Eckli, una versione ampliata, ma è solo un episodio questo, un punto di partenza di un libro è la sua scrittura, la sua stesura, e poi il secondo momento è la edizione, la pubblicazione del libro, e poi la promozione, varie presentazioni, recensioni. E ora mi rivolgo a Daria Pushkova, che è un manager brillante, così che potrei mettere su qualcosa, potrei organizzare qualcosa, qualche evento a Roma, così come a Lampi, perché ci sono diverse organizzazioni in Italia e potremmo pensare a una specie di tournée, di un itinerario vero e proprio di questo libro lungo tutta l'Italia. E poi mi appellerei a un amico potente, e un mio amico che ha grossissime influenze in Russia, essendo sempre in contatto con l'imprenditoria italiana presente in Russia, e potremmo organizzare, così come a Verona, dove annualmente si svolgono gli eventi del Conoscere Eurasia, già menzionato prima, organizzando un convegno internazionale, così come organizza e porta avanti altri eventi lungo tutto l'anno. Quindi non solo ci spetta pubblicare, ma anche presentare e promuovere tutti questi libri. Purtroppo sono pochi rispetto a quante sono le pubblicazioni che distorcono la storia. Per esempio, un mio amico personale, Mariani, che era amico anche di mio padre, nel momento in cui una potente Russia sovietica faceva pubblicare numerosi libri anche fondamentali, anche se comunque risentivano di una forte influenza propagandistica, ma la storia mondiale dell'Accademia delle Scienze Russe, mio padre ha pubblicato ben 13 volumi di questa edizione, e vi posso far vedere che questo libro, questo volume, è dedicato interamente al
la vicenda della Seconda Guerra Mondiale. Ora, per fortuna, la Russia si è rimessa di nuovo in piedi e sta affrontando questo grosso problema, che è un problema effettivamente grosso. E noi, a parte il libro del professor Eckley, pensiamo di pubblicare un altro libro di Vladimir Medinsky sulla Seconda Guerra Mondiale, con la prefazione del già nominato professor Canfora. È un altro libro che appunto riflette tentativi della distorsione storica. E che parla appunto dei problemi della Seconda Guerra Mondiale, e nella fattispecie è il libro del signor Pushkov che descrive la storia degli ultimi 25 anni della Federazione Russa e la fine della Russia sovietica. Quindi, ancora una volta, grazie per aver organizzato il nostro incontro di oggi. Vorrei riallacciare la nostra collaborazione con l'AMPI, così come con il centro gestito dalla signora Daria, e con voi, con la Società Storica Russa, direttamente. Ho visitato il vostro sito, che riporta moltissime pubblicazioni, anche sono comunque trattano comunque i fatti prevalentemente locali. Potrebbe essere più che accessibile e accettabile farle pubblicare anche in Italia. Non deve essere un'azione puramente formale, però, ma che diventino questi libri oggetti di discussione, di presentazione. Mille grazie per l'attenzione. Grazie Sandro Tetti. Si dà la parola a Ilham Abbasov, collaboratore della sezione di sociologia dell'Istituto di Filosofia dell'Accademia Nazionale di Azerbaigian. Buongiorno. Saluto tutti che conosco di persona e per corrispondenza. Il mio tema, molti cittadini provenienti da Azerbaigian parteciparono al movimento partigiano. Purtroppo non conosciamo i nomi di tutti, perché alcuni li conosciamo come Коля Ди Баку o quindi alcuni nomi sono stati un po' cambiati. Si chiamava Ali, ma in Italia lo chiamavano Alessandro, eccetera. Ma innanzitutto vorrei quindi farvi vedere alcune foto. Per esempio, qui vedete il gruppo di sabotaggio di Mikhail, partigiano Mikhailo, è l'unico eroe dell'Unione Sovietica, quindi il primo fra i quattro eroi dell'Unione Sovietica. Tra i partigiani che combattevano sul territorio dell'Europa, che uccise circa 1000 nazifascisti.
è stato menzionato per la prima volta nel giornale comunista Unità. È stato pubblicato un piccolo articolo, purtroppo non sono riuscito a trovarlo in Biblioteca Nazionale, perché purtroppo probabilmente con l'aiuto di qualcuno dei miei colleghi riesco a trovarmi. Di Michaelo scrive anche il memoriale che si conservava nell'ufficio di ANPI a Roma. Io me l'ha fatto vedere uno sì, dei collaboratori dell'ANPI, ma purtroppo quindi non sono riuscito a trovare quel libro. Michael Talalay, purtroppo la sua presentazione non la vediamo, provi a farla vedere di nuovo, così non si vede, per il momento no, non si vede, purtroppo. Ma quindi io continuo a parlare. Quindi lì in quel memoriale sono elencati i partigiani sovietici e sarebbe bene pubblicare di nuovo, perché nel 71 non si sapeva quando fu edito per la prima volta, non si sapevano molti dati. Poi vorrei passare a Ali Babaev. Purtroppo nelle fonti italiane non è stato indicato finora, si sa solo il suo soprannome, Pioppe, che era comandante del battaglione Cepaev. Quindi è conosciuto per la liberazione della prigione a Udine. Poi anche Mikhail, soprannominato Mosca. Io so che Mosca o la città o insetto, quindi io preferisco certamente sì. Ma Moscovita sì, mi piace di più, ma comunque purtroppo adesso non riesco a farvi vedere la sua foto. Così si vede? Sì, sì, si vede, grazie. Ecco, ecco. Finora non si sa il suo vero nome, si sa che questo è austriaco, soprannominato Fritz. Ali Babaev, adesso apro la sua, vi faccio vedere la sua foto. Ah, ecco qui. Questo è il documento, il suo documento, l'originale si conserva negli archivi del Servizio di Sicurezza di Azerbaigian. Ali Babaev Pioto, che entrò il 25 marzo, comandante del battaglione. Ecco, questo è un altro documento, il suo certificato. E qui quindi è scritto che doveva essere insignito della medaglia d'argento, ma purtroppo non gli è stato conferita questa medaglia. Il suo nome non ho conosciuto, il suo nome non è conosciuto ai ricercatori italiani. Qui è scritto che è comandante del battaglione Ciapai.
Ecco, questo è il suo compagno, Mikhail Mosca. Si chiamava Oruj, quindi riuscite a seguirmi. Di questa qui sono menzionati tutti e due, ecco, l'Azerbaigiano detto Mosca, tiratore scelto, il caucasico Piotto. Ecco, il documento si vede. L'ho copiato dal sito ufficiale di ANPI per quanto riguarda questo attacco alla liberazione dei prigionieri del carcere di Udine. Qui Ali Babaev è menzionato con il soprannome Piotto. Ecco. Questo è Mamed Bagirov, è l'unico partigiano sovietico di 5600 che riceveva la pensione italiana a partire dal 1980. Quindi, ecco, questo è il diploma d'onore di Mamed Bagirov, signor Mamed Bagirov Samedovic, partigiano. È l'unica persona che ricevette questo tale diploma in Unione Sovietica. Questo è il monumento a Baranovsky, Ivan Baranovsky di Nalchik. E quindi Mamed Bagirov ha partecipato attivamente. Questo è un altro momento, l'incontro, questo settembre del 97, Mamed Bagirov insieme a Gidar Aliyev ricevuti nel settembre del 97 dal Presidente del Consiglio. Io volevo chiedere cos'è questa onorificenza, questa croce, perché nella lista sì, dell'onorificenza italiana non ho trovato questa croce di gloria, sì. Questo Isaev, chiamato Seraf, detto Serafino, nel maggio del 45 assunto al PC, suo figlio è diventato ammiraglio della Marina Militare. No, questi sono suoi figli, chiamati coi nomi dei suoi compagni di guerra. Questo è il suo amico che combatte insieme a lui, Nasik Abdullaev di Ganja. Anche questo non capisco cos'è questa onorificenza, cos'è questa medaglia. Quindi io mi sono rivolto, ma purtroppo il segretario non mi ha risposto, quindi non è stato molto corretto. Questo è il viaggio, la visita di Bergamo di Tahir Isaev, che ci passò due settimane in aprile e maggio del 67. E dopo questo incontro a Luigi Longo gli spedì la sua medaglia. Queste sono le sequenze del film dedicato a Isaev. Adesso vogliamo tradurre i sottotitoli in italiano.
quindi è disponibile su YouTube in russo e in azerbaigiano. Un altro momento molto interessante è scritto Brigata Ciao, ma deve essere letto Caio. 24 azerbaigiani che sotto il comando di Mamedov, qui è scritto Amerikanov Azur, ma Amerkhanov Ashur in realtà, che cadde il 23 febbraio del 45 in onore di Amerkhanov è stato chiamato il uno dei distaccamenti. Ma ciò che riguarda Amerkhanov è Amerkhanov in realtà, questo è stato già confermato. Due persone. Per quanto riguarda Amerkhanov, a me molte volte è stato detto che non c'è nelle liste, ma forse sì, sono state trovate le spoglie, ma dicono che non è stata trovata la sua tomba. Ma sulla sì. Sul monumento a Genova è indicato il suo nome, ma la tomba non è stata trovata. Questi due soldati, quindi vedete la sua foto, la loro foto sulla copertina del libro Ciao Russi, due azeri. Quindi anche sulla copertina del libro di Mikhail Talalay. Vediamo Shamir Enver e Aliyev Ali. Purtroppo sono già morti, ma già da tanto tempo fa. Poi Hilal Jaladov. Ecco. Comandante del gruppo internazionale dei partigiani sovietici e un altro russo di Bielorussia, russo di Mosca, questo è di Ganja, di Azerbaigian, questo è i nomi ignoti, queste persone combattevano insieme, poi furono insigniti del premio, e questa è la pietra tombale di un partigiano, come vedete scritto, Gusejnov Vilayat. Quindi c'è la leggenda che partecipò all'arresto di Mussolini, ma non è vero, è solo una leggenda, perché cadde nel 1944. Nell'80, dall'85, quindi ho cominciato a studiare la storia dei partigiani azeri. E questo sì, pietra tombale, dove ci sono due Abdullaev. Uno nome è confermato, l'altro è Valiev, non è Valishev. Alaskerov, Maximov, ma è Mensimov. Io propongo ai colleghi italiani di stabilire questi nomi, perché non c'è nessuna informazione su Kirienko, per esempio, Gersov è in realtà Yertsov. Poi Padobrin non è corretto, Rosinski, ci sono tanti, tanti errori, Yushchenko e Yushchenko in realtà. Se si potesse rifare, correggere questi nomi, sarebbe giusto, quindi io propongo
anche a Danti e agli uffici russi a Roma, se potessero aiutare a stabilire quindi il conferimento delle onorificenze e la correzione dei nomi Baisnikov e Baisnikov, quindi quattro varianti, perché era di Kazakistan, ma Irokov non si sa neanche, non ci sono dei dati. Io sarei molto grato per qualsiasi informazione, qualsiasi precisione per quanto riguarda i materiali della mia relazione. Grazie. Grazie mille, Ilhan. Ora darei la parola alla signora Nikishkina, Natalia Nikishkina, se è ancora collegata. Ecco. Natalia Nikishkina, che è presidente dell'Associazione Dante Alighieri a Mosca, partecipante e ricercatore attivissima della storia di resistenza in Italia come in Russia. Buongiorno, innanzitutto un saluto a tutti gli amici con i quali ci eravamo visti a dicembre. Ringrazio inoltre anche la Società Storica Russa per l'opportunità di intervenire a questa conferenza e anche all'Accademia delle Scienze Russe, che contribuisce moltissimo appunto alla nostra attività. Due parole vorrei spendere sull'attività Dante Alighieri, creata nell'Ottocento, cancellata con la rivoluzione del 17, e solo alla fine del secolo scorso ha ripreso il suo lavoro con lo scopo di diffondere la cultura e la lingua italiana nel territorio russo, nella fattispecie, che è impossibile senza la possibilità di analisi, di paragone fra le due culture. Quindi uno degli argomenti di cui si è occupata subito la Società Dante Alighieri era appunto la resistenza italiana e la partecipazione, la presenza sovietica. La nostra presidente storica, che non è più con noi, la signora Millerova, ci ha prestato molta attenzione e ogni anno, il giorno 25 aprile, aveva sempre invitato presso le varie sedi di Mosca i testimonial del movimento, in particolare della storia italiana in generale. Presso i nostri archivi, custoditi dalla signora Kruglikova, che è membro onorifico della nostra società, che è membro anche dell'Associazione Italia-Russia e dell'Associazione Museale, parla di 14 persone che erano di ritorno a Mosca, forse erano di più perché molti avevano paura di rilevare la loro esperienza ritornando in Russia. Comunque hanno fatto un gruppo italiano presso il comitato sovietico dei reduci di guerra. Essendo qui con noi il signor Orlo, volevo elencare queste persone. Курбан Ниязов, Николай Орлов, Владимир Переладов, Николай Трифонов, Николай Уксусов, Иван Чубаров. Всех этих людей... Ho fatto l'elenco completo. Tutte queste persone, a partire dagli anni 90, abbiamo regolarmente invitato presso vari convegni. Purtroppo ne abbiamo uno solo, il signor Orlov, qui presente, che potrebbe appunto testimoniare i nostri eventi. La signora Kruglikova ha donato parte della sua collezione alla società.
e questo potrebbe appunto contribuire alla formazione di un futuro museo dei partigiani sovietici in Italia. Abbiamo anche un grosso lavoro da fare per organizzare una mostra sui partigiani russi nell'epoca del 43 al 45. Ringraziamo anche Massimo Eckli che ha affrontato questa grande fatica di scrivere un libro ed è un anello di congiunzione fra la Russia e l'Italia. Grazie ai nostri collegamenti con la sezione barrese della Società Dante Alighieri abbiamo fatto allestire questa mostra nell'ambito di un'altra mostra il 2 dicembre del bombardamento a Bari durante una grande conferenza in cui abbiamo conosciuto appunto fra gli altri Giorgia Cutino, che è intervenuta brillantemente oggi. Ringrazio chiaramente Fondazione Nikolaus di Bari e altri attori che hanno trovato modo di far intervenire grandi personalità non solo durante la mostra ma anche della conferenza. La Società Dante Alighieri è molto legata anche ai giovani. Grazie a Massimo Eckle, grazie all'associazione di amicizia fra l'Italia e Russia della gioventù, noi comunque abbiamo già fatto alcune esperienze itinerarie con questa mostra presso. Il nostro socio principale, appunto, il reparto di educazione presso il consolato italiano qui in Russia, che ha raggruppato diverse realtà universitarie fra San Pietroburgo, Togliatti e Rostov sul Don. Sono convinta di poter discutere di questa problematica anche presso le nostre filiali. Ci auguriamo di poter continuare la nostra collaborazione con la società storica russa. Ringrazio vivamente anche i nostri relatori. Tutta la conferenza verrà comunque proiettata anche presso diverse scuole, aiutando, se possibile, la promozione del libro del nostro amico Massimo Eckli. Grazie. Grazie Natalia Nikishkina per questo intervento. Io voglio ringraziare tutti i colleghi e gli amici per aver contribuito a questa conferenza che riguarda la memoria dei nostri antenati, bisnonni, nonni, che ci ha permesso di dimostrare tramite queste testimonianze la storia e la collaborazione fra i cittadini sovietici e i cittadini italiani. Questo permetterà di conoscere la storia dei nostri popoli, quindi dopo alcuni potranno anche venire in Italia per deporre i fiori sulle tombe degli eroi caduti e forse riusciamo a stabilire molti nomi e non saranno più ignoti. Grazie mille a voi cari colleghi, credo che noi possiamo continuare queste conferenze e se qualcuno vorrebbe commentare o esprimere la propria opinione, prego. Io vorrei ricevere dei contatti delle persone con cui
i quali non conosco ancora, per esempio. I miei compatrioti italiani che non conosco, per esempio le persone che sono intervenute da Padova, le persone che sono intervenute da Bari, ecco, non ho i loro contatti e quindi vorrei che ci scambiassimo i contatti. Ну, если можно отправить всем, например, имейлы участников конференции... Да, se si può inviare a tutti la lista completa con email, con tutti i recapiti, sarebbe benissimo. Sì, quindi io prometto che ciascuno di voi riceverà via mail tutti i recapiti e tutti i mail di tutti i partecipanti, d'accordo. Grazie mille e tanti auguri.